Seduta del Consiglio Comunale con l'appello. Prego, segretario. Sollazzo Gaetano. Casella Francesca Anna. Casella Francesca. Benvenuto Pierluigi. Suriano Francesco. Diente Bernardo. Presente. Marcello. Maiolino Francesco. Ferrone Ornella. Cauteruccio Antonio. Amoroso Francesca. Pascale Giuseppe, Savarese Giuseppe. Bene, la seduta è valida, constatato il numero dei presenti. Prima di aprire il Consiglio Comunale, chiedevo a tutti i consiglieri comunali, mi era pervenuta una richiesta per la presentazione di un intervento, sempre inerente a questo punto all'ordine del giorno del Comitato Porto. Chiedevano di poterlo leggere. Se prima di iniziare il Consiglio Comunale diamo la possibilità al Presidente del Comitato di manifestare questa loro posizione, questa loro istanza. Se non ci sono problemi posso invitare il Presidente. Prego Presidente. Non sono il Presidente, sono un delegato. Benissimo, scusatemi a voi. Prova. Questo documento che vorremmo rimanesse. Metto. Bene. Ah no. Se chiede a qualcuno di parlare, anche se non posso. Non si sente. Ecco questo documento che, ripeto, vorremmo rimanesse agli atti se possibile. In ogni caso rimane quello che il Movimento Popolare ha sostenuto e sostiene ad oggi riguardo la questione Porto. Allora, il Movimento Popolare, in piena coerenza con quanto sino ad ora affermato, ribadisce la necessità che le azioni poste in essere dall'amministrazione comunale siano volte a ristabilire la legalità e la vivibilità del paese attraverso la riappropriazione delle aree antistanti in lungomare. Nel rivendicare l'importante lavoro sino ad ora effettuato da parte del Movimento Popolare, si evidenzia che le ultime attività attuate dal RUP e dalle commissioni che dovrebbero essere preposte alla salvaguardia della legge e dell'efficienza della pubblica amministrazione palesano invece intenti poco chiari e procrastinatori, sicuramente da censurare, i quali saranno portati all'attenzione della magistratura a stretto giro da questo Movimento Popolare. I pareri che solo recentemente sono stati posti alla pubblica attenzione provenienti dalle inoperose commissioni di alta sorveglianza e controllo sui lavori portuali, nonché dalla direzione lavori, confermano il totale ed illegittimo distacco dalla realtà dei fatti, evidenziando in maniera contraddittoria ed assurda, da un lato, l'assoluta inattività del cantiere e dall'altro l'inopportuno sostegno al concessionario, In linea con le azioni sino ad ora svolte, si preannuncia che tali affermazioni saranno oggetto di apposita denuncia dinanzi alle autorità competenti, alle quali sarà evidenziata la palese manipolazione dei fatti da parte di taluni soggetti, tra cui la direzione dei lavori e le commissioni interpellate, e le continue e ripetute violazioni non solo della normativa applicabile, ma anche degli elaborati progettuali in essere. Entrando nel merito della questione, il Movimento intende ricordare che il Comune di Diamante è attualmente committente di una cospicua porzione del progetto finanziato. Pertanto si invitano i consiglieri comunali a riaffermare con orgoglio e determinazione tale ruolo, esercitando i poteri che la legge attribuisce ai committenti dei contratti di appalto, e soprattutto a rappresentare nei fatti e senza alcun timore quello che la popolazione, i cittadini di Diamante, hanno chiesto a gran voce anche attraverso il Movimento Popolare, ovvero la restituzione delle aree al Paese. Non da ultimo si chiede l'attivazione delle procedure necessarie a quantificare e formalizzare alla inadempiente stazione appaltante, formalmente delegata dal Comune di Diamante nel 2016, il risarcimento del danno derivante dall'evidentissima inefficace ed inefficiente attività svolta,
la quale ha comportato un danno alla collettività incidente su ogni aspetto della vita sociale ed economica. A sostegno della posizione che il Consiglio Comunale ci si augura assumere nella presente Assemblea, il Movimento Popolare propone al Consiglio l'individuazione di una data in cui organizzare uno sciopero generale che richiami l'attenzione della collettività al problema e che in ogni caso sarà organizzato a stretto giro dal Movimento Popolare. Da ultimo si evidenzia al Consiglio Comunale la necessità che vengano intensificate le azioni volte alla risoluzione del problema, in quanto questo movimento ritiene che la questione Porto rivesta un'importanza vitale per il Comune di Diamante, alla quale oggi non è più dato rimandare. In tal senso gli sforzi sino ad ora realizzati dal Movimento Popolare necessitano un supporto istituzionale che il Comune di Diamante può e deve attuare. Per tali motivi il Movimento Popolare chiede al Consiglio Comunale di adottare i provvedimenti opportuni per ribadire al RUP l'evidente obbligo di risoluzione del problema attraverso la restituzione delle aree ai cittadini di Diamante, quali primi committenti delle opere. In secondo luogo, si chiede di predisporre ogni opportuno provvedimento atto a evidenziare l'esistenza di violazioni di norme di legge da parte del RUP, della direzione dei lavori e delle commissioni preposte, anche attraverso l'invio degli atti alle giurisdizioni competenti, di aderire alla proposta di organizzare uno sciopero generale, ovvero una manifestazione che possa riaffermare i diritti dei cittadini diamantesi di fronte agli abusi che continuano a essere perpetrati a danno della collettività, e punto numero 4, intensificare l'azione attraverso la predisposizione di un'apposita commissione di esperti con la quale il Movimento Popolare intende collaborare senza sosta e che dovrà avere il compito ed il potere di interfacciarsi con le amministrazioni competenti a livello centrale e periferico al fine di fornire una soluzione accettabile entro 6 mesi a partire da oggi e che avrà il compito di valutare e quantificare il danno che il Comune e la popolazione di Diamante ha subito e sta subendo dalla situazione esistente. Grazie. Ancora, giusto per se c'è... Non abbiamo aperto i lavori del Consiglio Comunale, facciamo notare il consigliere Perrone che se eventualmente c'è qualche altro intervento che qualche cittadino vuole fare, diamo la possibilità, visto che abbiamo aperto al Comitato che svolge un ruolo diciamo di interesse della cittadinanza e quindi coinvolge un pochettino le intenzioni di tutti i cittadini di Amante. Se non c'è nessuno, apriamo i lavori del Consiglio Comunale. Bene. Sono le comunicazioni di 5 minuti a pannaggio del consigliere? Sì, se volete, possiamo sfruttare questi 5 minuti. Vuole delle raccomandazioni? Deve fare delle raccomandazioni? Fare prima che cominci la discussione, poi andiamo nel... Ne ha facoltà, puoi iniziare, consigliere. Ci sono 5 minuti, prego. La ringrazio. Dico quello che penso dopo che è intervenuto Raffaele Cammarella, perché se lo dicevo prima poteva sembrare, poi le speculazioni sono facili, mi rendo conto in questo momento così vicino alla campagna elettorale, che volevamo partecipare a un consiglio comunale chiuso. Noi abbiamo sempre sostenuto che i consigli comunali sul porto si dovessero tenere nella stragrande maggioranza dei casi in forma aperta. Presidente Riende, lei chiede alla platea adesso di fare un intervento, però questa cosa la dovevate dire prima, perché magari c'era qualche altra formazione che avrebbe voluto preparare il documento così come l'ha preparato Raffaele Cammarella, che ha fatto benissimo. Questo non mi sembra una cosa molto, molto corretta, ve la segnalo, e mi dispiace perché venerdì mattina ho partecipato a una conferenza dei capigruppo in cui ho ascoltato tutti i gruppi consiliari dire in maniera unanime di essere contraria qualsivoglia proroga contrattuale e ho ascoltato tutti i gruppi consiliari responsabilmente chiedersi e chiedere a tutti quanti gli altri di provare a mantenere l'unanimità di questo consiglio comunale. Però se si comincia così si tradiscono le attese. Queste cose bisogna dirle prima, perché se c'è l'associazione Tizio e Caio che vuole preparare un documento e metterlo a verbale così come ha fatto Raffaele, deve avere la possibilità di farlo. Noi poi fate come volete, purtroppo mi dispiace che con questo modo di fare i risultati nell'area portuale li vediamo e sono sotto gli occhi di tutti e non si risolvono i problemi. Mi auguro che il prosieguo della discussione sia diverso da quello che abbiamo visto all'inizio, perché mi dispiace veramente che ancora si continuino a fare queste cose che io reputo strumentali. Io l'ho detto al microfono perché
sembrava giusto dirlo al microfono per essere un po' più schietti e sinceri, perché penso che oggi le cose ce le diciamo in faccia, e l'elenco delle fesserie è bene farlo completo. Sindaco, io mantengo sempre quello che ho detto venerdì, il nostro atteggiamento è un atteggiamento responsabile, però ci aspettiamo responsabilità da parte di tutti. Bene. Ornella, la prossima volta al microfono lo devi dire. Non ce l'avevo qua, però ho fatto mettere al verbale. Te lo do io. Quindi io ho fatto mettere al verbale, sono stata derisa pure da qualcuno. Ma però non ti preoccupare, lasciali deridere, perché però l'importante è che è messo al verbale, vero? No, anche la platea non deve dire. No, io non ho visto niente. Non sta dicendo un consigliere, ed è meglio che ricordi. No, vabbè, ma non ha importanza per te, l'importante è sapere chi è. Allora, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Abbiamo un unico punto, che sono lavori portuali e linee di indirizzo. Su questo punto come vogliamo procedere i lavori, Sindaco? Leggete il testo di delibera? Prego, allora la parola a voi. Una delibera, una mozione? Una proposta. Intanto, buonasera a tutti. Io raccolgo l'invito che ha fatto il consigliere di mantenere un profilo assolutamente istituzionale alto, anche perché l'argomento è un argomento che ritengo interessi tutta la collettività, al di là di quelle che sono le posizioni politiche di ciascuno. Devi chiudere il corso, non ti sente. Bernardo. Adesso va bene, non lo so, c'è un pochino. Per quanto riguarda l'intervento iniziale, voglio dire con grande schiettezza che poco prima del Consiglio c'è stata questa richiesta da parte del Comitato Porto. Io credo che era giusto aderire, anche perché è un comitato che insieme con tutta la città, insieme con l'amministrazione comunale, si sta battendo da molti mesi per la realizzazione di questo porto. Detto questo, io voglio dire al Consiglio e a tutti gli amici che sono qui presenti che quello che io adesso vado a presentare è solo una proposta di delibera aperta chiaramente alle integrazioni e ai suggerimenti che si vogliono in questa sede portare avanti, tenendo conto che sarebbe assolutamente opportuno, sarebbe certamente non bello se questo atto deliberativo fosse mandato alla Regione non all'unanimità. Quindi io riterrei e invito tutti a far sì, facendo tutti gli sforzi di questo mondo, affinché questa delibera possa essere approvata da tutto il Consiglio Comunale. Voglio anche dire che noi ci siamo lasciati con un atto deliberativo fatto il 30-29 agosto, non ricordo, del, due mesi addietro, che abbiamo mandato al RUP e abbiamo mandato alla Regione. Nelle scorse settimane, 10 giorni addietro, il sottoscritto, insieme con il nostro avvocato, insieme con il responsabile dell'ufficio, siamo stati, dell'ufficio tecnico, siamo stati a Catanzaro e abbiamo avuto un incontro le cui risultanze ho ritenuto di mandarle subito, appena sono diventati ufficiali, a tutti i capigruppo e anche di metterli sul sito del Comune. In sintesi, la richiesta che è stata fatta è quella di una proroga di questi lavori di 2 anni, di 18 mesi,
fino al 31 marzo, se non ricordo male, aprile del 2020, poiché dagli incontri che ci sono stati insieme con la commissione di vigilanza, di commissione di controllo qui sull'area portuale, a dire di questi signori non ci sono gravi elementi che configurano un grave inadempimento. È stato anche detto e scritto che evidentemente, se noi riteniamo invece che quest'area venga il prima possibile restituita alla comunità di Diamante, è opportuno che lo chiediamo in maniera ufficiale con un atto che andiamo adesso ad predisporre, in maniera che il RUP possa poi chiedere alla giunta regionale la rescissione del contratto con la ditta esistente. Quindi io ho fatto una sintesi molto sintetica, ecco, se mi scusate il termine, di quanto è stato detto, ma in effetti è questo e quanto è venuto fuori. Io ho predisposto personalmente, insieme con l'aiuto dell'avvocato Ordine, che segue e che fa parte chiaramente di questa squadra che si interessa dal punto di vista giuridico, che si interessa della vicenda, una proposta di delibera che adesso vi leggo. Devo dire che gli ultimi adempimenti, e mi scuso della fretta, sono stati fatti oggi fino a mezzogiorno. Ho avuto gli ultimi, che è una delibera molto importante in cui anche le virgole vanno calibrate, e quindi insieme con l'avvocato, insieme con il segretario, abbiamo in queste ultime proprio ore messo a punto un atto deliberativo, e io verso l'una ho ritenuto, poi verso le 12:30 non ricordo, di mandare questa proposta di delibera, questa bozza, a tutti i tre capigruppo consigliari, in maniera che qualche ora prima ne prendessero visione. Io salto a pie pari quelli che sono stati, perché l'atto deliberativo fa riferimento a quando è un excursus che risale un pochino dalle origini di questa vicenda, ma fa riferimento soprattutto alle due ultime delibere, quella del 28 dicembre del 2017 e la delibera del agosto del 2018, nella quale ultima delibera noi abbiamo scritto tra l'altro di invitare la Regione Calabria ad attivare tutte le opportune procedure volte a dare corso intanto all'erogazione di un nuovo finanziamento nel momento in cui fosse stato rescisso il contratto in essere, direttamente a favore del Comune di Diamante per l'esecuzione dell'opera portuale già progettata. Di dare atto che la Regione Calabria, quale stazione appaltante, dovrà provvedere all'adozione di tutti i conseguenziali adempimenti e provvedimenti a tutela delle posizioni del Comune di Diamante, e di richiedere, io leggo soltanto i due o tre punti più importanti, di richiedere alla Regione, previa all'adozione di ogni più opportuno provvedimento, la restituzione rituale immediata dell'intera area portuale
sia a terra che a mare, in considerazione dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali imputabili esclusivamente al concessionario, anche per l'intervenuta decorrenza del termine di consegna dei lavori alla data del 26 di agosto. Questo è quanto abbiamo scritto nell'atto deliberativo di agosto. La proposta che invece io leggo adesso, che vado a leggere, dove anche rispetto a quanto è stato inviato ai capigruppo c'è qualche piccolo aggiustamento. No, qualche piccolo, non è un testo, è una proposta di libro, sì, l'ho detto, cioè, no, c'è qualche aggiunta in più. Quindi alla fine, prima della proposta, vi leggo la parte che non faceva parte delle vecchie delibere. Precisato, è verso la quart'ultima parte, che all'esito dei lavori della commissione di collaudo, della commissione per l'alta vigilanza e del direttore dei lavori, con verbale datato il 1 ottobre 2010, le parti convengono sulla non sussistenza delle condizioni di grave inadempimento contrattuale, tenuto conto che le motivazioni adotte dalla direzione dei lavori si prospettano non meritevoli di alcuna rilevanza per come di seguito specificato. Risulta un dato certo e inequivocabile, come attestato dalle stesse commissioni, che il cantiere da tempo non è operativo. Evidente pretestuosità delle ragioni di ritardo imputata al Comune di Diamante sui tempi di rilascio della concessione demaniale suppletiva. Evidente pretestuosità dei ritardi attribuiti all'agenzia del demanio nel perfezionamento delle procedure di competenza. Evidente pretestuosità delle problematiche tecniche e operative sollevate e inerenti l'occupazione abusiva degli ormeggi in parte dell'area oggetto dei lavori. Considerato che in data 15 ottobre 2018 il RUP, forse c'era qualche cosa, no, andava così, considerato che in data 15 ottobre il RUP convocava riunione operativa col Comune di Diamante, all'esito dei lavori veniva ribadita la posizione del RUP che in linea con la direzione lavori e con le risultanze di cui alla visita di collaudo numero 15 riportate nel verbale del 1 ottobre, numero 11 riportate nel verbale del 1 ottobre 2018, evidenziava dubbi circa la sussistenza delle condizioni di grave inadempimento in capo al concessionario. Tanto premesso, viste, verificate che le risultanze degli organi tecnici della Regione Calabria sono in evidente contrasto con la realtà dei fatti, evidenziate il grave stato di abbandono del cantiere e la completa inoperosità del concessionario, costituiscono imprescindibili elementi di certezza dai quali deriva il gravissimo inadempimento. Il responsabile unico del procedimento nel corso degli anni ha avanzato, di concerto con l'ente comunale, numerose contestazioni al concessionario per inadempimento, note allegate la 34 38 11 e la 19 67 66, in taluni casi con espressa previsione di risoluzione contrattuale. Una rigorosa e puntuale applicazione della normativa del codice degli appalti avrebbe imposto in capo alla Regione Calabria, titolare dei poteri di vigilanza sulle attività della direzione lavori e del concessionario, adozione dei provvedimenti conseguenti, acclarato lo stato di fermo del cantiere e la insussistenza di motivazioni giuridicamente rilevanti a presupposto di detto fermo. La stazione appaltante non ha inteso in alcun modo verificare la sussistenza
dei requisiti soggettivi ed economico-finanziari in capo al concessionario, né la validità delle garanzie fideiussorie nei termini richiesti all'esito dei lavori del Consiglio Comunale di Diamante. L'Agenzia del Demanio, con una nota del 21/9/2018 che si allega, ha denunciato potenziali situazioni suscettibili di danno erariale proprio per l'effetto del grave inadempimento in capo al concessionario per mancata realizzazione dei lavori presupposto del regime concessorio. Tanto premesso, attribuita alla presente deliberazione valenza di indirizzo politico e verificate le competenze sulla scorta di ravvisato interesse pubblico, propone di richiamare integralmente i contenuti di cui all'atto deliberativo consiliare numero 29 del 2018 che qui si intende integralmente per ripetuto e trascritto, di contestare integralmente per le motivazioni in premessa riportate le risultanze dei lavori delle commissioni di collaudo, alta sorveglianza, RUP e direzione dei lavori, tutte contenute nel verbale di riunione del 1 ottobre 2018, di contestare in particolare, in quanto pretestuosi e assolutamente non rilevanti, le motivazioni adotte dalla direzione dei lavori a favore del concessionario in costanza di grave e acclarata inoperosità del cantiere con contratto ampiamente scaduto, di diffidare la Regione Calabria e il RUP, ingegnere Luigi Zinno, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, di diffidare, affinché non venga riconosciuta alcuna proroga al concessionario e venga contestualmente disposta la risoluzione del contratto, tanto di quello di affidamento per il molo ricovero natanti da riporto e successiva gestione stipulato con atto del notaio Gisonna il 30/11/2009, quando quello del contratto di affidamento dei lavori complementari, primo stralcio, relativi a lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da riporto stipulato il 10 febbraio del 2016. Per i motivi di seguito elencati. Grave e reiterato inadempimento contrattuale per prolungato fermo del cantiere, per prolungato e ingiustificato fermo del cantiere e mancata realizzazione delle opere. Intervenuta scadenza contrattuale al 26 agosto 2018 e totale assenza di provvedimenti successivi. Potenziale carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi nei termini contrattualmente previsti, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione di eventuali proroghe del rapporto contrattuale. Contrarietà all'interesse pubblico dell'attuale situazione. Di dare atto che le odierne determinazioni vengono assunte dal Consiglio Comunale a tutela di interessi preminenti e dunque vincolanti per la Regione Calabria che è tenuta ad operare in punta di diritto. Di disporre la rituale restituzione immediata dell'intera opera portuale, sia a terra che a mare, al comune di Diamante, area portuale. Di dare atto che la Regione Calabria, quale stazione appaltante e titolare delle potestà riconosciute, dovrà provvedere all'adozione di tutti i conseguenziali adempimenti e o provvedimenti a tutela delle posizioni del comune di Diamante. Di precisare che in supporto. Di precisare che in subordine, ove fossero disattese le richieste avanzate,
in punto di diritto e riportate nel presente atto deliberativo ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il Consiglio Comunale autorizza sin d'ora, questo mi pare che c'è un punto di guardia, scusatemi un secondo, qui, di dare atto che le odierne determinazioni vengono assunte dal Consiglio Comunale a tutela di interessi preminenti e dunque vincolanti per la Regione Calabria, che è tenuta ad operare in punto di diritto, così abilitando sin da ora il Sindaco nell'adozione dei provvedimenti conseguenti, di disporre la rituale restituzione immediata dell'area portuale, di dare atto che la Regione Calabria, quale stazione appaltante titolare della potestà riconosciuta, dovrà provvedere all'adozione di tutti i conseguenziali adempimenti e o provvedimenti a tutela delle posizioni del Comune di Diamante, di precisare che in subordine, ove fossero disattese le richieste avanzate in punto di diritto e riportate nel presente deliberato, ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 e 7, il Consiglio Comunale autorizza sin da ora, a tutela delle posizioni del Comune, la Giunta Comunale e gli uffici, nell'adozione di azioni risarcitorie nei confronti della Regione, del RUP e della Direzione Lavori, per tutti i danni patiti e patenti dal Comune di Diamante e dalla collettività diamantese, conseguenti ai ritardi e alla mancata realizzazione di opera rispondenti a pubblico interesse, di segnalazione all'ANAC per attività di monitoraggio e vigilanza sulle procedure adottate dalla stazione appaltante, di segnalazione al Ministero delle Infrastrutture per avvio di indagine ispettiva trattandosi di opera di interesse a rilevanza nazionale, ed infine a segnalazione della Procura della Repubblica per le responsabilità che si vorranno ravvisare. Questa è la proposta che ho ritenuto di portare all'attenzione del Consiglio Comunale, sulla quale, come ho già detto prima, è chiaro, è suscettibile oltre di approfondimenti anche di ulteriori contributi. Vi ringrazio. Chiedo la parola al consigliere. Non mi ricordo. No, basta con l'acqua, tutto. Devo bere, devo bere. Sì, no, non può che l'acqua, almeno sì, non è. Guarda per gli esseri. È poco, non c'è. Ti prendo questo. Aspetta, facciamo bere. Volevo capire, però è una mia mancanza. La deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2017 non mi sembra che sia stata una presa d'atto. Possiamo controllare questa delibera del 27/12/2017? Era una comunicazione. Era una comunicazione? Non una presa d'atto, sì, me lo ricordo pure. Possiamo controllare per numero 105. Erano dei lavori della commissione consiliare. Quella non era una presa d'atto. Possiamo... Non vi so dire assolutamente cosa, ma ricorderà una cosa del 27 di forse. Abbiamo fatto una discussione prima. Sì, l'abbiamo fatta, infatti qua è un errore che c'è. Forse ha ragione. Era una comunicazione. No, non era una presa, assolutamente. Non abbiamo neanche votato. Sono state comunicazioni della commissione. Non è stato fatto presa d'atto da loro. La presa d'atto, scusate, ma presidente, ha votata, vero? Noi non abbiamo. No, ha importanza, architetto. La presa d'atto anche il contenuto. Quella era una relazione, una comunicazione, mi sembra che l'assessore Maiolino ha fatto proprio... Lei,
ricordo. Quindi me lo ricordo. Non che abbiamo discusso di questa cosa, come abbiamo dimostrato. Vabbè, si vede comunque, possiamo prima del consiglio con la modifica. Senta, su questo magari farete le opportune ricerche. Prego. Facciamo riferimento a quel deliberato. Ce l'ho davanti, una delibera di 320 pagine, non è una presa d'atto. Mamma mia. Sono comunicazioni della commissione, il lavoro sì, svolto si è della votato, commissione. Si è votato, no, non è una, non più, se era votato forse la prima pagina qualcosa. Non si può vedere al consiglio se è votato o non è votato. Cioè. La proposta alla fine che cosa abbiamo fatto? Ma era alla fine le premesse era la relazione fatta dalla commissione, una comunicazione era, non è una presa d'atto, però non era il caso, non è una presa d'atto. Vabbè. Comunque più volte è stata richiamata come presa d'atto nelle successive delibere per gli altri anni. Vabbè. Va okay. Chiede qualcuno di intervenire? Sì, non ricordo la discussione. Ma sul testo di deliberazione vuole intervenire qualcuno? Sì, posso. Prego. Quindi di modificare la proposta della parte individuale di presa d'atto. Sì, che non è una presa d'atto. Verificare com'è, che cos'è. È una mera comunicazione. No, beh, c'è un voto, perché? No, questa è l'inversione. Sono due. Abbiamo votato l'inversione. Non discutere del senso del ragionamento nel suo complesso. Perché? A me c'è una cosa che mi è balzata subito all'occhio. No, stavo... Sì, l'avevo colto, per carità, avevo colto l'osservazione. Sindaco, una cosa, non riesco nemmeno a leggerla tanto bene perché ho visto che ci sono state delle variazioni tra l'una e le quattro e mezza. Già questo è una cosa abbastanza grave. Io mi rendo conto che si tratta comunque di un atto politico, e un atto politico richiede dei numeri. Mi rendo conto che i numeri di questa maggioranza sono numeri in questo momento abbastanza risicati, però forse dovevamo arrivare a questo Consiglio Comunale con qualcosa di più stabile e soprattutto con qualcosa che portasse in epigrafe i pareri degli uffici, perché la cosa grave, il vulnus grave che si porta dietro questo testo di deliberazione, che a un certo punto si annulla da solo perché non ha i pareri degli uffici, che è cosa grave in questa fase, cercherò di spiegare perché. Presidente Riente, se non ce la faccio in 10 minuti prendo qualche minuto degli interventi del consigliere Amoroso, perché questa è una delibera che non ha i pareri degli uffici. L'ufficio tecnico settore urbanistico non lo trovo. Ufficio tecnico settore lavori pubblici non lo trovo, l'ufficio ragioneria non lo trovo, però poi chiede e precisa che in subordine, ove fossero disattese le richieste avanzate in punto di diritto riportate ai punti, il Consiglio Comunale autorizza sin da ora, a tutela delle posizioni del Comune, la Giunta Comunale e gli uffici nell'adozione di azioni risarcitorie. Io mi chiedo come possano gli uffici muovere un'azione risarcitoria su un testo di deliberazione su cui non hanno dato parere. E se c'è un ufficio, se no, Architetto Savarese, non è così semplice, non è che si può fare, no, non è che si può fare tutto quello che si vuole senza rispettare la legge, perché se chiediamo la legalità, se facciamo una battaglia di legalità, dobbiamo darla la legalità e dobbiamo praticarla la legalità degli atti. Ma questa cosa travalica l'aspetto legale e normativo, diventa una questione di logica. Io sono il responsabile dell'ufficio X che non ha dato il parere su questo testo di deliberazione e poi devo muovere un'azione risarcitoria a qualcuno su un testo di deliberazione su cui non ho dato parere. E se io avessi dato parere sfavorevole una volta letto? No, è una questione logica che non si può nascondere così allegramente. Architetto Savarese, già siamo, guardavo, mi sono permesso di guardare, di sbirciare le carte del sindaco mentre le girava, e già ho visto che comunque è il sindaco che ritengo che sia, abbia subito questa cosa oggi, il sindaco questa cosa oggi l'ha subita, guardavo le correzioni sul testo di deliberazione e mi sa tanto di pezzi di maggioranza che scrivono
un pezzo per uno e poi pezzo no, sindaco, lei oggi, glielo dimando, però lei oggi questa cosa la sta subendo, io lo so, però oggi, sindaco, dobbiamo approvare qualcosa che sia utile alla collettività e non che sia utile a questa o a quella parte politica per cercare di, quello sì, rinviare la cosa fino alla campagna elettorale e fare campagna elettorale su quella promessa. Perché? Vi dico questo. Perché io, pur non partecipando alla... questa questione, sindaco, e purtroppo i fatti sono sotto gli occhi di tutti e lo dimostrano, è una questione che nasce da un peccato originale del 1999, quando l'allora giunta comunale decise di abdicare l'attuazione del progetto alla regione Calabria. Nel 2015 c'è l'altro peccato originale, quando la vostra maggioranza, c'era pure il capogruppo Suriano, decise di abdicare l'appalto dei lavori a terra alla regione Calabria e oggi lo richiediamo indietro. Questi sono stati gli errori commessi dalla politica cittadina. Leggevo più che il testo di deliberazione del 27 dicembre, richiamava la mia attenzione, sindaco, un aspetto contenuto nel testo di deliberazione del 29 agosto, del 30 agosto, quello che poi avete inviato alla Regione Calabria. Io arrivai qui, non ho potuto partecipare a quella votazione per motivi di lavoro, e visto che erano scomparse parole forti come realizzazione di un porto pubblico, che solo un fesso, solo uno sprovveduto potrebbe credere, mi riferisco alla popolazione che è costretta ad ascoltare a volte fesserie inenarrabili, solo uno sprovveduto può credere che questa struttura portuale, rimanendo in questo appalto come avete chiesto voi nella delibera del 29 agosto, possa essere finanziata con fondi comunitari per la terza volta. Questa è un'opera che si può finanziare, che la Regione Calabria può finanziare solo con fondi ordinari, perché ci sono due appalti, uno a mare finanziato con fondi comunitari nel 99 e uno a terra finanziato con fondi comunitari nel 2009-2010, ricordo l'allora assessore Gentile che venne a presentare questo finanziamento, per cui è difficile credere che ci sia qualcuno che si prende la responsabilità, quella sì, di finanziare per la terza volta quest'opera con fondi comunitari, per cui c'è un ente, la Regione Calabria, che dovrebbe finanziarlo con fondi ordinari. In quella delibera, quando io feci presente che scomparivano diciture come realizzazione del porto pubblico, a un certo punto quel giorno è un po' come le correzioni di oggi, è scomparso il porto pubblico, non doveva essere più pubblico il porto, erano scomparse parole come rescissione, risoluzione, recesso al contratto, perché mi fu risposto era bene non qualificare giuridicamente l'azione che la Regione Calabria doveva muovere nei confronti del concessionario, perché altrimenti la Regione Calabria avrebbe potuto tirare dentro il Comune di Diamanti, tirarlo dentro a un contenzioso, che le casse del Comune di Diamanti in questo momento non si possono permettere. Diciamoci un'altra verità. I consiglieri comunali, perché poi c'è l'avvocato Achille Ordine che ha parlato l'avvocato Cammarella, penso che abbia dignità anche l'avvocato Achille Ordine di intervenire in questo consiglio comunale, al quale chiederò alcune cose. Siccome mi fido tantissimo dell'avvocato Achille Ordine, non che non mi fidi di Raffaele, però visto che ha seguito questa vicenda per conto del Comune di Diamante, la domanda è molto semplice. Dove ci porta questa delibera? Perché poi se dobbiamo, senza guardare gli atti, continuare a urlare volimo porto, volimo l'area del porto, ma l'area è ancora lì in quelle condizioni, forse qualcosa l'abbiamo sbagliata. Restituzione dell'area portuale al Comune di Diamante, sonora stronzata, quella è un'area demaniale, non si restituisce al Comune di Diamante, torna al demanio. Prima cosa. Seconda cosa, la richiesta di proroga, perché lì bisogna intervenire, perché noi ci siamo detti all'ultima conferenza dei capigruppo, siamo tutti quanti contro la proroga contrattuale, proprio per svelenire il clima da quelle solite stupide speculazioni che si fanno sulla singola parola che dice il singolo consigliere, che è al soldo di, pagato da, non si capisce bene da, non si capisce bene, non si capisce bene da chi. Se la richiesta di proroga c'è stata a luglio e se c'è una convenzione contrattuale che dice che se
non si dà risposta alla richiesta di proroga entro 30 giorni, probabilmente il RUP da convenzione contrattuale non può intervenire con una proroga. Ma quello che io trovo assolutamente irresponsabile, e tra l'altro, perdonatemi, non vedo perché, così come è congegnato, perché sulla proroga contrattuale qua siamo tutti d'accordo, così non vedo perché un singolo consigliere comunale che non condivide alcuni passaggi, il senso complessivo, assessore Maiolino, di cui le parlavo, deve votare un testo di deliberazione che condanna il singolo senza il parere degli uffici, che condanna il singolo consigliere comunale alla responsabilità patrimoniale personale sul testo di deliberazione e che condanna la collettività di Diamante a un ipotetico contenzioso che noi non sappiamo come va a finire e che nel caso in cui si concludesse con una sconfitta condannerebbe non il comune di Diamante ma i cittadini di Diamante al dissesto finanziario. Voi sapete tutti in che condizioni versano le casse comunali e i servizi comunali, i servizi che vengono offerti alla collettività. Dissesto significa taglio dei servizi, dissesto significa aliquote tributarie al massimo e non vedo perché, se Zinno dice o la proroga o la rescissione e non lo fa Zinno, glielo dobbiamo chiedere noi, perché poi il RUP abbia la possibilità di dire io l'ho fatto perché me l'ha chiesto il Consiglio Comunale di Diamante, quindi tiriamo dentro il Comune di Diamante nel contenzioso, che è la cosa, e qui faccio riferimento al testo deliberativo del 27 dicembre, che è la cosa che tutti quanti all'unanimità con l'avallo della platea ci eravamo ripromessi di scongiurare. Il 27 dicembre qui, in quel testo di deliberazione, di questo sono sicuro e lo ricordo bene, ci siamo ripromessi di scongiurare qualsivoglia contenzioso, perché il contenzioso lo pagano i cittadini di Diamante. Allora che facciamo? Ce ne fottiamo dei cittadini di Diamante e trasciniamo l'ente in questo contenzioso? Penso che sia un atteggiamento irresponsabile. Sindaco, lei chiedeva un esame del testo di deliberazione suscettibile di ulteriori modifiche, suscettibile di ulteriori proposte. Io penso che sia suscettibile non solo di ulteriori modifiche, di ulteriori proposte, ma sia suscettibile di ulteriori sedute se vogliamo lavorare tutti quanti insieme, perché un testo di deliberazione di questa portata, con le conseguenze che può avere sulle casse dell'ente e sulla collettività, non può essere approvato senza il parere degli uffici. E se l'ufficio ci dà il parere sfavorevole, perché stiamo mettendo a rischio l'ente dal punto di vista finanziario, dal punto di vista contabile, dobbiamo ascoltare anche l'ufficio e portare in consiglio comunale un testo di deliberazione che non metta a repentaglio l'ente e le casse dell'ente. Abbiamo qua l'avvocato Achille Ordine, che ha seguito la vicenda per un anno e mezzo, per conto del comune di Diamante. Noi umilmente dal 2010 cerchiamo di seguire atto per atto questa vicenda, sindaco. E quello che mi fa specie è che nel verbale della, ripeto, siamo tutti quanti contro la proroga contrattuale. Però diciamoci la verità. Una proroga già c'è stata nel 2016. Era un contratto integrativo, già quella era una proroga. Il problema di quella proroga qual è stato, sindaco? Il problema di quella proroga è che quella proroga non recava alcun vincolo di cronoprogramma dei lavori. Su quella proroga non c'erano condizioni legate, per esempio, agli ordini di fornitura. Era totalmente libera e svincolata da tutto e da tutti. Io ne ho sentite tante. Noi umilmente ci siamo presi tante offese, tante scorrettezze, ci siamo permessi di dire due cose, soprattutto. Una, addirittura un paio di anni fa, la dicevamo insieme all'avvocato Ordine. Dicevamo che saremmo arrivati alla scadenza contrattuale del 27 agosto. E giù con le accuse. Ma non perché parteggiavamo per questo o per quello, perché avevamo letto il contratto, accettato dall'amministrazione comunale. Perché del tavolo tecnico istituito per convenzione fanno parte la Regione, per quanto il Comune di Diamante non sia ente attuatore del progetto,
fanno parte la Regione Calabria, il concessionario e il Comune di Amal. Siamo arrivati al 27 agosto 2018. Poi ho sentito che il 27 agosto 2018 ci saremmo ripresi l'area del porto con una grande festa e un grande ballo. E mi sembrava una cosa strana, per quanto avessi anch'io tanta voglia di festeggiare. Siamo arrivati al 29 di ottobre, non abbiamo fatto fritture, non abbiamo fatto feste, non abbiamo fatto balli e l'area è ancora lì. Quindi probabilmente qualcosina di sensato ogni tanto la diciamo pure noi. Per quando si parla di noi, anche se è difficile il confronto vis-à-vis, si preferisce diffamare e calunniare le persone sui marciapiedi di questa città. Noi ci atteniamo sempre agli atti. Oggi io penso che non possiamo fare, dobbiamo fare qualcosa di forte, ma non possiamo fare qualcosa di irresponsabile. Perché gli errori che sono stati commessi dal 1999 ad oggi non li può pagare la comunità di Diamante. Io mi volevo confrontare, volevo chiedere anche all'avvocato Ordine come va a finire, come si conclude un atto deliberativo di questo tipo, quali conseguenze ha, quali certezze abbiamo approvando un atto deliberativo di questo tipo. Io leggevo tra le maglie del verbale di riunione del 15 ottobre, mi pare lo diceva l'ingegnere Salatino, o lo diceva Zinno, oltre alla, non mi interessa la sottoscrizione del contratto. Nei successivi 90 giorni non provvederà a realizzare le relative casseforme e quanto previsto nello stesso cronoprogramma darà atto all'insorgenza del grave inadempimento contrattuale. Su questo vorrei delle spiegazioni. Qui mi sembra che non si stipuli un nuovo contratto, mi sembra che ci sia soltanto la prosecuzione di un cronoprogramma. E mi chiedo, sì, per noi non dobbiamo commettere gli errori del passato, mi chiedo, Sindaco, se questa è la prosecuzione di un cronoprogramma e non è un nuovo contratto, poiché su quel contratto il vincolo del cronoprogramma non esiste, stiamo parlando dello stesso cronoprogramma indicativo, che si è dimostrato indicativo perché non ha vincolato nessuno alla decadenza contrattuale, alla rescissione contrattuale, alla risoluzione contrattuale, di cui abbiamo parlato dal 2016 ad oggi. Per cui io penso che le alternative, non credo che sia possibile una proroga. Credo che se da qui all'innescarsi di un nuovo contenzioso devono passare altri 90 giorni. In questi 90 giorni devono succedere queste cose. No, architetto Savarese, una strumentalizzazione, le sto dicendo quello che è successo negli ultimi anni. Lei nel 99 era in consiglio comunale e anche lei ha avallato questa operazione, quindi oggi facciamo i leoni, ma leone è, come no? Chi tace acconsente. Per cortesia, evitiamo. Se in questi successivi 90 giorni non succedono queste cose, lì c'è una decadenza contrattuale. Poiché questa cosa è diventata ormai in questa fase una questione più giuridica che politica, ed è diventata una questione in cui la politica non si può permettere di fare delle forzature senza l'avallo della parte giuridica e procedurale, questi passaggi bisogna valutarli. Altrimenti, se la discussione deve essere Guelfi e Ghibellini, non ha senso fare questo tipo di discussione. E lei preciso, Sindaco, che noi, come le abbiamo dichiarato, siamo contro ogni tipo di proroga, assolutamente, però non siamo nemmeno per dare alla comunità di Diamante il rischio di un contenzioso, il rischio di un dissesto finanziario, e non siamo nemmeno, visto che non ci entriamo né dalla porta né dalla finestra in certe situazioni, nemmeno per prenderci la responsabilità patrimoniale di un atto deliberativo che non condividiamo. Bene, non so se avevamo chiesto l'intervento dell'avvocato oppure come vogliamo procedere. Procediamo così, se siamo d'accordo, se Antonio oppure gli altri sono d'accordo, capito? Io vi intervengo, cioè l'avvocato, anche lo ringrazio l'avvocato perché ho chiesto all'avvocato Ordine di insomma, stasera di non lavorare per le sue attività e di venire qui questa sera. Io direi, se siamo d'accordo, ha fatto un intervento il capogruppo
di sentire se ritengono di farlo gli altri interventi e poi subito dopo, perché stasera non perdiamo il filo del discorso, è importante sentire anche le valutazioni di tutti gli altri, perché stasera possiamo stare fino a tardi, tanto la Juventus non gioca, quindi state tranquilli che possiamo, ecco, fino a domattina. Chiedo scusa per favore dal pubblico, fino a domattina, chiedo scusa, fino a domattina, quindi se Dio vuole io terrei di procedere in questo modo, se siamo tutti d'accordo, va bene? Allora, avanziamo gli altri interventi e poi chiediamo all'avvocato delucidazioni nel merito. Ci sono... Io però sindaco ero più per far rispondere l'avvocato, però se vogliamo continuare io ero più per questa cosa, perché se, altrimenti poi non... Io ho detto questo perché l'avvocato che specifici. Se vengono messi, se li trattiamo fra un'ora nel calderone. Bravo, io sono più per questa linea. Io ho espresso un modesto parere. Se magari su questo l'avvocato ci poteva dare. E poi apriamo. Avvocato, le dispiace rispondere, stati, grazie. Dovete venire da questa aspettata. L'unica cosa. Risposto, poi apriamo ad altri interventi, senza che facciamo un dibattito che diversamente poi. Prego. Allora Antonio, ti chiedo la cortesia, puoi ricapitolare più o meno le domande così ti rispondo volta per volta. Sì. Allora la prima cosa che io ti chiedevo è che è stato chiaramente mi è balzata subito all'occhio questo aspetto giuridico in contraddizione tra un testo deliberativo e l'altro. Il ragionamento lineare e logico che cercavo di fare era questo. C'è una scadenza contrattuale il 27 agosto, ok? Poi c'è un testo di deliberazione il 29 agosto e un testo di deliberazione il 29 ottobre. Perché nel testo, in questo lasso di tempo, non è cambiato quasi nulla al di là di qualche verbale, dal punto di vista sostanziale. Il 29 agosto non si qualifica giuridicamente l'azione che la Regione Calabria deve muovere nei confronti del concessionario. Il 15 ottobre Zinno dice: se me lo chiedete voi io lo faccio, che è giustamente, furbescamente, ognuno tira l'acqua al mulino del proprio ente, mi sembra il modo per dire: Comune di Diamante me l'ha chiesto di farlo, mi ha chiesto di farlo, io lo faccio, il Comune di Diamante partecipa al contenzioso. Il 29 di ottobre, dopo che c'è stato un atto deliberativo in cui non la si qualificava per essere prudente, dopo che Zinno dice o proroga o rescissione, e invece penso che ci siano tante altre soluzioni che non si chiamano proroga, in questo atto deliberativo invece si qualifica la risoluzione contrattuale come azione da muovere nei confronti del concessionario e lo si fa senza i pareri degli uffici. Era questo il primo questione. Allora, sulla questione dei pareri penso possa rispondere meglio di me il segretario comunale. Io rispondo sulla questione giuridica. Allora, l'attuale testo deriva sostanzialmente da quelli che sono stati gli esiti e le risultanze dell'ultimo incontro tenutosi in Regione. Ultimo incontro nel quale, come penso tutti sappiate, il RUP, dando manforte a quelle che sono state le argomentazioni del direttore dei lavori, ha ritenuto non vi fossero allo Stato situazioni tali da delineare un grave inadempimento del concessionario. In pratica quindi ha sottoposto al Comune di Diamante, all'amministrazione comunale, due sole soluzioni. La prima, che era quella di una proroga, mediante una proroga implicita, mediante l'accettazione di un cronoprogramma da sottoscrivere entro 30 giorni dal momento in cui vi erano state le risultanze della Commissione, e la seconda, quella di dare corso eventualmente ad un'ipotesi di risoluzione contrattuale. L'amministrazione comunale, il sindaco in prima persona, anche alla luce, ritengo, questa è una mia valutazione non giuridica, anche alla luce probabilmente degli umori di quelli che sono state più o meno tutte le situazioni che hanno contraddistinto quest'ultimo periodo,
ha ritenuto probabilmente di adottare una soluzione un po' più incisiva, un po' più forte in relazione a queste vicende. Nel momento in cui si decide di scongiurare, di dare contrarietà ad un parere che vada per una proroga, non c'è una terza strada, c'è solo una strada che porta eventualmente a dare impulso ad un'iniziativa da parte sempre della Regione Calabria, che è unico soggetto, unica amministrazione titolata a portare avanti un discorso di risoluzione contrattuale, dare impulso appunto a questo tipo di iniziativa. Sulla base di cosa? Sulla base di argomentazioni che sono state oggetto di contestazioni nell'ultimo periodo, sia da parte del RUP, sia da parte di questo comune. Le argomentazioni adotte dal direttore dei lavori allorquando è stato richiesto di esprimere un parere sul grave inadempimento sono state motivazioni che si è ritenuto di non condividere. Si è ritenuto di non condividere non per un diciamo un qualcosa di soggettivo, ma si è ritenuto di non condividere alla luce di una serie di documenti, da una serie di argomentazioni che ritengo siano state vagliate. Argomentazioni che, a dispetto di quelle che il direttore dei lavori ha adotto, appaiono propendere per un grave inadempimento da parte del concessionario. Tra le altre posso ricordare, perché diciamo me ne sono occupato unitamente al responsabile, al geometra Vaccaro, della situazione relativa alla concessione demaniale cosiddetta suppletiva, che ha riguardato le aree anche non inizialmente inserite nella concessione demaniale numero 27, che sono state utilizzate a pretesto dal direttore dei lavori per la non esecuzione delle opere. Io ricordo a me stesso che in relazione a questo appalto non ci sono sospensioni dei lavori, non ci sono interruzioni giustificate, e ricordo sempre a me stesso che l'articolo 40 del contratto originario, richiamato dai contratti integrativi, dispone la proroga soltanto laddove, o meglio, dispone che il RUP possa concedere una proroga solo nell'ipotesi in cui ci siano state delle sospensioni dei lavori giustificate, ovvero ci siano state delle situazioni nelle quali il concessionario neanche in concorso abbia provveduto a causare. Quindi, nel caso di specie, si è ritenuto di non avallare una situazione di proroga, cosa che invece il direttore dei lavori, nel verbale di collaudo, sostanzialmente aveva posto come condizione essenziale. A fronte di questa vicenda, come dicevano i latini, tertium non dato, qui non c'è una terza strada. Qui il RUP ha posto l'amministrazione comunale davanti ad un'unica, o meglio, a due scelte: la prima, della proroga, ovviamente non condivisa; la seconda, quella di chiedere espressamente la risoluzione contrattuale affinché possa porre in essere poi gli adempimenti successivi. Dove ci porta? L'altra domanda. È ovvio che è una situazione per la quale andiamo in ogni caso ad assumerci delle responsabilità, perché è innegabile che un contenzioso possa avere degli esiti contrapposti, che allo stato non sono prevedibili, sono ipotizzabili per quelle che possono essere le nostre ragioni, le nostre argomentazioni. Potrebbe tirarci dentro al contenzioso sicuramente, ma è ovvio che determinate situazioni siano supportate da un esame di quelli che sono stati gli atti medio tempore e di quelli che sono stati, a nostro modo di vedere, delle condotte che sono state contrarie al contratto.
Quindi gli esiti del contenzioso io onestamente non posso prevederli, posso esclusivamente dirti che comunque riteniamo di poter supportare giuridicamente determinate soluzioni in un eventuale contenzioso. E un altro passaggio volevo fare su questo punto. È ovvio che eventuali situazioni di contenzioso potrebbero coinvolgere l'utilizzo del condizionale, perché non è certo, potrebbero coinvolgere il Comune di Diamante in relazione esclusivamente all'ipotesi di illegittima risoluzione contrattuale. Ipotesi illegittima risoluzione contrattuale che il concessionario potrebbe tranquillamente impugnare e anche con un'azione d'urgenza al fine di farne dichiarare l'illegittimità. È chiaro che se viene proposta un'azione cautelare d'urgenza, i termini per la maturazione di un danno sono dei termini molto brevi, è un lasso temporale molto ristretto affinché il concessionario possa vantare o addurre danni in relazione a questa vicenda. Facciamo un'ipotesi: se ad esempio si verifica una risoluzione contrattuale al 31 dicembre, facciamo al 31 ottobre, il concessionario può tranquillamente impugnare questo tipo di provvedimento e farne dichiarare l'illegittimità. Nel momento in cui ottiene un provvedimento cautelare, eventualmente ritorna nella possibilità di poter esercitare quelle che erano le lavorazioni che oggi ritiene di poter ancora svolgere. Quindi questo provvedimento di natura cautelare in sostanza potrebbe tardare di un mese e mezzo. Quindi il lasso temporale entro il quale poter addurre eventuali danni mi sembra un lasso temporale anche breve. Quindi il Comune di Diamante potrebbe rispondere astrattamente di queste ipotesi, ma è anche vero che c'è tutta una responsabilità precedente che il Comune di Diamante ritiene di non poter diciamo non tenere in considerazione, perché sino ad oggi le responsabilità maturate certamente andranno a carico di chi con il proprio comportamento ha cagionato tutti questi danni. Quindi se è vero che ci possano essere determinate situazioni di astratto pregiudizio, è anche vero che il Comune di Diamante nell'ambito del contenzioso poter far valere le ragioni, uno, in contrapposizione alle eventuali doglianze da parte del concessionario, due, in forma di impulso, di attacco nei confronti soprattutto della regione che detiene la delega in relazione a queste vicende. Quindi diciamo questi più o meno sono i passaggi che potrebbero verificarsi. Le situazioni. Ci potrebbe essere un consenso se è stato esaustivo. E invece, siccome l'avvocato Ordine chiaramente poteva rispondermi sulla questione dei pareri, segretario, scusatemi, volevo un chiarimento da voi sulla questione sulla questione dei pareri degli uffici, perché mi sembrava in palese contraddizione il fatto che il testo di deliberazione non recasse i pareri degli uffici interessati, ma chiedesse poi agli uffici interessati di muovere eventualmente un'azione risarcitoria nei confronti della Regione Calabria. Mi sembrava un po' contraddittorio questo passaggio, cioè se un testo di deliberazione è supportato dai pareri degli uffici che hanno visto il testo di deliberazione, probabilmente è più facile che quegli uffici possano difendere poi questo testo di deliberazione o attaccare su questo testo di deliberazione, invece visto che non c'è nulla. Io volevo un attimo ricostruire la vicenda dal punto di vista da burocrate, perché è importante pure questo. Quando sono stato anche in regione è emerso un dato anche preoccupante, cioè la stazione appaltante e il gruppo in particolare non ravvisava le criticità che sia il sindaco che lo sottoscritto proponevano. Cioè, guarda, c'è un dato di fatto, non c'è il porto, quindi c'è qualcosa che non va. Ci siamo trovati di fronte a una stazione appaltante, cioè a un RUP, che poi riproponeva le risultanze della direzione dei lavori, che diceva no, guardate che le vostre, i motivi di grave inadempimento che voi qui rappresentate per l'ennesima volta non sussistono, perché allo Stato ci sono dei ritardi che sono quasi fisiologici, ci sono problematiche legate a fattori esogeni e quindi in pratica
non ci sono quei problemi e quelle criticità che voi ravvisate e palesate anche con estrema animosità. E questo per me è stato, diciamo così, preoccupante, perché ragionando da burocrate, considerato che il regime delle concessioni, questo tipo di procedura è stata preeminentemente ed esclusivamente allineata a quella del codice degli appalti, quindi a tutti gli effetti parliamo di codice degli appalti, io lamentavo all'ingegnere Zinno come RUP una serie di atti che avrebbe dovuto consumare come RUP, se non altro in linea con le contestazioni che ho visionato, perché le contestazioni che ha richiamato nella proposta, abbiamo richiamato il sindaco nella legge della proposta, sono contestazioni abbastanza importanti, però a quelle contestazioni che fa il RUP poi non seguono degli adempimenti rituali che impone il codice degli appalti, è questo l'aspetto. Allora la delibera, ritornando al discorso dei pareri, almeno io sono stato attento anche di concerto però con l'avvocato a fare un tipo di delibera che ha una valenza di indirizzo. Io non voglio assolutamente entrare in un procedimento che non è il mio ma è della regione. Io sto dicendo, almeno noi stiamo dicendo con la delibera, guarda, noi consiglio comunale titolare di un interesse pubblico a tutela della collettività vogliamo che tu dai rituale applicazione alla norma, e quindi sulla scorta di elementi di fatto reali, quali sono un'inoperosità del cantiere, che poi tra l'altro evidenziano anche loro nel verbale del 2 ottobre, dice, guarda, alla luce di queste situazioni vogliamo che dai seguito a quelli che sono gli atti di competenza. E no, almeno dal tenore della delibera, io l'ho verificato, chiaramente nessuno è depositario della verità, però non c'è nessun intento di andare a sostituirsi alla regione in quella che è un'attività prettamente ed esclusivamente di competenza del RUP e della direzione dei lavori. Questa è la filosofia che ha, diciamo così, regnato all'interno della proposta. Quindi noi stasera la proposta non è altro, e arrivo a questa, la proposta in questa sera dice soltanto come comune le strategie che noi andiamo a portare e che assolutamente non vanno a insinuarsi, a sostituirsi alle attività che sono di Zinno, perché Zinno nel verbale che ha fatto, in quel verbale, è molto chiaro, misurando anche tutti gli aspetti, giustamente c'è una valenza giuridica in quel verbale, ci sono tanti passaggi consumati. Allora, quello che emerge dal verbale, almeno ad un tecnico, è, guardate, secondo me, ricevendo le risultanze della commissione collaudo, della commissione di elezione, non ci sono i presupposti per avviare nessun tipo di risoluzione contrattuale. Se me lo dite voi, ma non è giuridica, infatti questo è stato il motivo del litigio, non è assolutamente accettabile che io comune mi sostituisca ad un RUP e gli dica cosa debba fare. Ma noi non stiamo dicendo al RUP ci sostituiamo, ci assumiamo le responsabilità, noi stiamo dicendo al RUP guarda che devi operare in punto di diritto. Quindi se ci sono elementi oggettivi per i quali è opportuno a norma del codice degli appalti. Se è vero quello che lei sta dicendo, allora non ha alcun fondamento nemmeno dire. Siccome Zinno ci dice. Non voglio personalizzare, io sto dicendo la stazione appaltante, per le osservazioni che noi abbiamo eccepito in più occasioni e anche alla luce delle note che ha trasmesso Zinno, l'ingegnere, alla concessionaria e al comune, è sicuramente qualche problema emerge. Alla luce di queste problematiche sollevate, alla luce di altre situazioni che il comune ha eccepito, il RUP in punto di diritto deve essere conseguenziale. Questo si chiede. Qualcosa che impedisce. Qualcosa ci impedisce di avere anche i pareri degli uffici su questo testo di deliberazione, perché io lo trovo un di più, non una cosa limitante. Perché noi non possiamo approvare un testo di deliberazione recante i pareri degli uffici? Lo sa perché? E le faccio un'altra domanda, poi taccio, perché era un quesito molto importante. Visto che fino a dicembre noi avevamo un indirizzo politico come consiglio comunale, quello di evitare il contenzioso, oggi invece ci prendiamo scelta politica, Achille Ordine è stato molto esaustivo da questo punto di vista, ci prendiamo la responsabilità e il rischio di partecipare a un contenzioso che potrebbe innescarsi e che potrebbe tirarci dentro. Però non è così, consiglio, perché noi non stiamo dicendo alla Regione Calabria dacci l'aria, non è, se il tenore della delibera non è quello, secondo me. Il tenore della delibera dice
indirizzo, consiglio, massima espressione dell'interesse di una collettività, dice alla Regione Calabria, che dovrebbe essere un altro ente pubblico portatore di un interesse pubblico qual è il bene della collettività, forse qualcosa non sta andando bene, vogliamo verificarlo. Sì. Questi sono i temi. Io non credo che questo atti di contenzioso. Io penso che, io penso che si vada un po' oltre questi proponimenti nel testo di deliberazione, e infatti a mio parere ho ritenuto esaustivo. Io rispetto la sua opinione, la sua posizione, nessuno di noi è depositario della verità, però visto quello che si chiede in questa delibera ho ritenuto molto esaustiva l'esposizione di Achille Ordine, che diceva ci prendiamo il rischio di partecipare a un contenzioso. Ora le vorrei chiedere una cosa: noi ci prendiamo il rischio, quindi cambia la linea politica, perché prima era no al contenzioso con tutti i rischi che ne conseguono, oggi è sì al contenzioso. E lei diceva una cosa importante, che è altro, un altro motivo di discussione, ma non è che tutto quello che dice Zinno è oro colato, allora significa che esistono anche altre strade da battere. Per esempio, si innesca il contenzioso, al di là dell'esposizione della comunità di Diamante e dell'ente al contenzioso, noi abbiamo i soldi per risolvere, per liberare subito l'area, perché codice degli appalti, articolo 108, articolo 109 dice che se anche si innesca un contenzioso per mantenere libera, per liberare l'area, per renderla fruibile, per renderla oggetto di una nuova progettualità, bisogna versare a mo' di deposito cauzionale l'1% del valore dell'appalto. Noi, liquidità, 110-120 mila euro da versare domani mattina a mo' di deposito cauzionale, ce l'abbiamo. Perché? Questo lo fa la Regione, ma lo può fare in maniera surrogatoria anche il Comune, versa il deposito e libera l'area. Noi ce l'abbiamo, o perché poi questo, per carità, io le chiedo il parere procedurale, perché poi andare a un contenzioso al buio diventa scelta politica del Consiglio. Quindi le volevo chiedere questo: noi, che lei sappia, abbiamo questa liquidità disponibile domani mattina. Non è un problema di liquidità, è un problema che in questo momento non c'è nella strategia del Comune di avviare un contenzioso. Anche perché noi, ma in questo momento noi siamo estranei a una vicenda che lega stazioni appaltante, io così almeno l'ho inquadrato, noi siamo, ahimè, siamo estranei a una vicenda dove noi siamo... La sua posizione rafforza quello che stiamo dicendo, vogliamo tenerci estranei a un contenzioso, se ci vogliamo tenere estranei a un contenzioso forse dovremmo riflettere un po' meglio. Però è anche vero che voi siete portatori di un interesse pubblico, allora se c'è una situazione che in questo momento... è oggetto di una lamentela, cioè di una situazione di fatto che si può tradurre in danno per l'ente. Guardi che le casse dell'ente e il rischio di un dissesto finanziario sono un interesse pubblico preeminente. Ok, ci sono chiedo scusa, volevo fare una precisazione su questo passaggio. Antonio, sai meglio di me che la questione del deposito cauzionale attiene eventualmente è una situazione che rileva nel momento in cui ci dovessero essere dei provvedimenti cautelari che magari non si intende rispettare, e quindi è una potestà autoritativa da parte dell'amministrazione che non intende superare, diciamo che intende superare i provvedimenti anche dell'autorità e mettere a deposito l'1%. Ma potrebbe anche succedere che laddove ci dovesse essere un provvedimento cautelare si ritorni nella medesima situazione attuale, non necessariamente si sgombera l'area. Era la discussione era molto al condizionale, io rimanevo nel campo delle ipotesi, quindi dicevo se succede noi li abbiamo. Bene, sempre sul testo che ha letto il sindaco ripigliamo la discussione. L'architetto Savares, prego. Poi magari se successivamente chiediamo anche a... Io faccio un intervento che avrà due fasi. Una fase di valutazione della delibera proposta quest'oggi dal sindaco e una fase più politica che riguarda la risposta che in parte è stata data completamente dall'avvocato e dal segretario ad Antonio e che in parte voglio completare io con i miei giudizi di non addetto ai lavori. Quindi la valutazione che io faccio, non il gruppo consiliare in questo momento,
la, come mio solito, la leggo, la metto agli atti, non viene fatto come gruppo consiliare perché riguarda anche dei problemi personali che sono stati tirati in ballo negli allegati della lettera che Zinno ha proposto, e quindi riguarda dei fatti personali. Pino Pascale poi darà la sua valutazione e la sua espressione di voto. Dopo aver letto gli atti allegati alla nota del 19 scorso, con cui il RUP in modo strumentale ha chiesto al sindaco specifiche deduzioni nel merito delle formalizzate affermazioni della direzione lavori e dell'organo di collaudo circa la sussistenza o meno del grave inadempimento giustificante la risoluzione del rapporto, nuovo consigliere comunale denunciato dal dottor Santoro, ho l'obbligo di rappresentare pubblicamente nella sede istituzionale propria il mio pensiero critico, sia in ordine alle accuse che mi sono state rivolte dal denunciante che agli inaccettabili rilievi operati dalla direzione lavori e dall'organo di collaudo per evidenziare che non sussistono allo Stato le condizioni per eccepire il grave inadempimento contrattuale. La delibera posta all'odierna valutazione del Consiglio Comunale non solo conferma che il Comune di Diamante, quale organo delegante, conserva il sovrano potere di indicare l'azione da eseguire alla nominata stazione appaltante, ma chiarisce altresì inequivocabilmente il come ed il perché i richiamati rilievi nominatamente fatti propri dai rappresentanti regionali che hanno sottoscritto il verbale redatto nella riunione tenuta il 15-10 siano frutto di una costruzione documentale falsa e fantasiosa tesa solo a giustificare un eventuale ulteriore ingiustificabile atto di proroga in favore dell'ATI ICAT Diamante Blu SRL. Supportato dalle più che opinabili relazioni redatte ad hoc dalle commissioni di collaudo e per l'alta sorveglianza, il RUP cerca di travisare i fatti, inquinare la verità e legittimare la richiesta della proroga avanzata dal concessionario e dal direttore dei lavori, diluendo la propria responsabilità. Tanti responsabili, nessuno responsabile. Scientemente però, nel valutare l'operato e gli inadempimenti del concessionario, il RUP e gli organi tecnici richiamati nel verbale del 15 non hanno tenuto conto. Tenuto conto di quel grave inadempimento che in modo assorbente taglia la testa al toro. La carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al concessionario sotto il profilo economico-finanziario, giusta quando ha accertato e documentato la commissione d'indagine sul porto. Quella relazione rappresenta la verità vera sullo stato economico-finanziario del concessionario e del dottor Graziano Santoro. In particolare, da consigliere comunale, posso ancora confermare che sulla base degli atti di mia conoscenza, l'ATI ICAT Diamante Blu SRL non è più in grado di realizzare i lavori portuali di cui si discute. Basta analizzare gli ultimi due bilanci societari per rendersi conto come la mancanza di liquidità e la carenza di risorse finanziarie ed economiche abbia già stritolato l'attività aziendale della Diamante Blu SRL. In tal senso richiamo l'allegata relazione che il gruppo consiliare Diamante Futura ha presentato al Consiglio Comunale del 30 agosto 2018, congiuntamente all'analisi degli ultimi due bilanci che si chiede al RUP di valutare o far valutare per garantire gli interessi pubblici che ci appartengono. Su denuncia del dottor Graziano Santoro, la Procura di Paola sta indagando sul mio operato di Presidente della Commissione Consiliare di Indagine sul Porto. Sono indagato per violazione della privacy e per diffamazione, ma nessuno può essere diffamato dalla verità. Spero invece che il magistrato inquirente estenda l'indagine che mi riguarda all'operato di tutti gli altri soggetti che a vario titolo non hanno garantito gli interessi generali insiti nel finanziamento pubblico erogato dalla Regione Calabria per la costruzione del porto di Diamante. Nell'istanza di punizione trasmessa il 16 luglio scorso alla magistratura, il dottor Santoro ha chiesto al dottor Pierpaolo Bruno
da poco alla guida della Procura della Repubblica di Paola di accertare e valutare i fatti esposti. Affinché venga riscontrato il vero, anche io, come rappresentante del popolo di Diamante, rivolgo al dottor Bruni la stessa richiesta del denunciante. Le leggi dovrebbero essere valide per tutti, rendere gli uomini uguali tra di loro e garantire il rispetto degli impegni. Nella mia qualità di consigliere comunale ho più volte denunciato a questo consiglio comunale e alla magistratura come sia il RUP che il concessionario dei lavori di costruzione del porto abbiano in violazione di legge operato atti contro gli interessi generali. Ho denunciato tra l'altro la possibile esistenza di falsi in bilancio dichiarati dalla Diamante Blu SRL per ottenere vantaggi patrimoniali privati in danno di quelli pubblici. Per tali denunce non sono a conoscenza di accertamenti giudiziari in corso. Il politico e statista Giulio Andreotti usava spesso dire: a pensar male si fa peccato, però qualche volta ci si azzecca. Per quanto concerne la costruzione del porto di Diamante, non c'è bisogno di pensar male, basta analizzare i fatti per comprendere come i privilegi di cui ha finora goduto il presidente dell'ADICAT Diamante Blu SRL siano riconducibili a specifiche relazioni intrattenute con quei poteri forti che condizionano il paese. Dovremmo credere forse che non esistono legami tra il dottor Graziano Santoro e la loggia massonica capeggiata dal fratello? Dovremmo credere che non ci siano stati legami interessati tra il dottor Santoro e quei politici che hanno finora patrocinato l'appalto portuale? Dovremmo ritenere come inesistenti i legami con l'Andrangheta che il giornale Il Quotidiano ha segnalato in data 1/6/2017 con l'articolo dal titolo Clan e Business? Dovremmo giudicare come semplici spavalderie le relazioni con ambienti giudiziari mandate dal presidente della DICAT Diamante Blu SRL? Insomma, dovremmo credere che l'asino vola. Più volte il capo della DDA calabrese, Gratteri, ha affermato che il malaffare e l'andrangheta sono soprattutto annidati negli uffici istituzionali e nelle postazioni occupate dalla politica e dalla burocrazia. Il caso che riguarda la mancata realizzazione del porto di Diamante ne è la prova provata. Il RUP, la direzione lavori e molti altri rappresentanti degli organi che avrebbero dovuto garantire il corretto operato del concessionario si trovano incomprensibilmente schierati in difesa degli illegittimi interessi del privato contro i legittimi interessi della comunità amministrata. Per supportare tali interessi privati sono stati falsificati atti, è stata falsificata la realtà e le leggi sui lavori pubblici sono state interpretate ad personam, nella totale indifferenza della magistratura e della politica. Sono stati commessi peccati sia per opere che per omissioni. Credo che le maggiori responsabilità siano riconducibili a chi finora ha omesso di intervenire. Ripercorrendo con la mente le mie esperienze personali, devo confessare che come cittadino non dovrei avere fiducia nell'operato della magistratura. Invece, in questa sala consiliare, come rappresentante delle istituzioni, devo confermare la mia fiducia nella magistratura. Bisogna credere in una magistratura indipendente ed autonoma, in grado di applicare la legge senza guardare in faccia alcuno. Per questo motivo, sono convinto che la Procura della Repubblica di Paola non effettuerà il sequestro giudiziario dei natanti presenti nello specchio d'acqua portuale, come richiesto dal presidente della DICAT Diamante Blu SRL. Una seria indagine giudiziaria potrà accertare che i lavori portuali non sono stati eseguiti solo per esclusiva responsabilità del concessionario e che, stando i provvedimenti che la stazione appaltante e il RUP sono obbligati ad assumere in virtù delle vincolanti indicazioni di questo consiglio comunale, i rapporti contrattuali stipulati con il concessionario devono essere considerati risolti in fatto ed in diritto. Peraltro, allo Stato non esiste alcun atto dell'autorità marittima che inibisca l'accesso e lo stazionamento dei natanti nello specchio d'acqua portuale. L'ordinanza 6 del 17, dell'anno 17, che ha specificatamente vietato l'uso di quell'area, è diventata inefficace in data 26/8/2018, data in cui sono scaduti i termini contrattuali previsti per la fine dei lavori. Come Presidente della Commissione Consiliare di Indagine sul Porto ho fatto il mio dovere,
o rappresentata dai cittadini, in difesa degli interessi generali e collettivi, le motivazioni per cui a parere della Commissione il concessionario non aveva più la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire i lavori appaltati, come previsto dalle vigenti leggi e dai contratti esistenti. Il mio operato istituzionale si è mosso nel pieno rispetto delle norme costituzionali, anche il regolamento dell'Unione Europea, il numero 679 del 2016, indica i limiti alla libertà di espressione e al diritto all'informazione. In particolare, la tutela del diritto privato esiste perché non vengano diffuse informazioni personali a mezzo stampa o tramite i media senza che la persona interessata abbia dato il suo consenso, ma trova il suo limite nel caso in cui la notizia diffusa rappresenti una notizia di pubblico interesse. Solo per mero ottusionismo, voglio evidenziare come nella parte finale della relazione trasmessa a questo Consiglio dalla Commissione Porto era stato già prospettato l'attuale scenario. Da facile profeta avevo specificatamente scritto: dobbiamo essere pronti a rispondere al fuoco incrociato che sicuramente perverrà dal RUP e dal concessionario in difesa delle rispettive posizioni. Ed ancora, sono certo che saremo in grado di controbattere colpo su colpo e soprattutto che saremo in grado di affrontare le difficoltà tecnico-giuridiche che tenteranno di porre in capo al nostro comune per defilarsi dalle responsabilità di cui sono portatori il RUP ed il concessionario. Anche l'intera popolazione, tramite il Movimento Popolare, ci ha indicato qual è la via amministrativa da seguire. Dobbiamo prenderne atto e nel pieno rispetto delle leggi dobbiamo definitivamente rappresentare al RUP e al concessionario che Diamante non passerà sotto le forche caudine appositamente costruite per violentare gli interessi generali che ci appartengono. Il mio sarà un voto favorevole alla delibera proposta dal sindaco. Spero che l'intero Consiglio Comunale faccia. Ho un po' di difficoltà a prendere la parola perché dagli interventi ritengo, una mia valutazione, sperando di sbagliare, che non ci siano questa volta i presupposti per votare all'unanimità questa delibera. Lo dico con grande dispiacere, lo dico perché mi sono speso molto per questa vicenda, violentando anche le mie idee politiche e cercando di avere approcci con chi poteva, mi auguravo, dare una svolta a tutta la vicenda. Ho parlato più volte col presidente Oliveri, ho parlato più volte con responsabili del Consiglio regionale e presidenti di associazione all'interno del Consiglio regionale, che mi hanno sempre detto che avremmo trovato una soluzione a questa annosa vicenda. Però dopo l'ennesimo viaggio della speranza fatto dal sindaco mi sono reso conto che probabilmente mi illudevo e che tutto quello che speravo non era andato a buon fine. Questa sera io voglio, ci siamo divisi volutamente con l'architetto Savarese perché lui giustamente ha voluto dare una spiegazione a una situazione personale che ritengo molto, molto grave, e quindi io darò un voto che è un voto personale, non è un voto legato al nostro gruppo consigliare, ma cambia poco perché è lo stesso di quello di Savarese, e lo faccio con grande convinzione, lo faccio anche perché più volte è stato sollevato questo problema del contenzioso, ma credo che nella vita bisogna anche osare ed avere coraggio, perché dopo 10 anni io sfido qualsiasi giudice al mondo che ci possa dare torto su quello che è stato, sui danni che sono stati fatti a questo paese. Dopo 10 anni ci ritroviamo in una situazione indecorosa e che ci ha danneggiato a livello di immagine e ritengo anche a livello di salute. E questa convinzione si è resa ancora più forte perché la commissione di collaudo ha detto nell'ultimo incontro che hanno avuto non ci sono impedimenti perché non sia data una proroga al concessionario.
Io voglio ricordare a me stesso, lo voglio ricordare a tutti quanti voi, che nella commissione di collaudo c'era anche un ingegnere che, ahimè, è cittadino di Diamante, è nato a Diamante e che forse non si è mai affacciato da quel lungomare e non si è reso conto di qual è lo stato di fatto per affermare certe cose, e che è l'ingegnere Borrelli. E lo dico con grande rabbia, perché come Movimento Popolare prenderemo anche in seria considerazione un'azione nei confronti di questa commissione che ha detto, ritengo, il falso rispetto alla situazione che c'è. Quindi, Sindaco, per quello che riguarda la mia persona, il mio voto è favorevole a questa delibera. E invito tutti i consiglieri comunali a prendere coscienza che è l'unico modo per risolvere questo problema. Ha chiesto di parlare il consigliere Perrone. Siamo tutti i suoi governi. Da quella parte. No, io volevo anche dire che. Forse è spento. Forse è spento. So. Volevo dire, no, brevissimamente, 20 secondi soltanto, per dire che quella riflessione che ha fatto prima il consigliere riguardo al discorso che si è scritto, no, la giunta comunale e gli uffici nell'adozione di azioni risarcitorie, io nella ultima cosa l'avevo cancellata, nel senso che la giunta comunale ed evidentemente gli uffici, ma in una fase successiva, cioè non è che domani mattina la responsabile del contenzioso si alza e fa. È chiaro che la giunta, era chiaro questo, ma, però no, la difficoltà della discussione anche vabbè ma infatti lo so, però io ritengo che sia chiarito tranquillamente, la giunta comunale nell'adozione dell'azione, quindi è solo la giunta, è evidente che gli uffici poi devono seguire quello che la giunta persegue nel momento in cui si fa una delibera di giunta, che io devo andare contro il signor Cauteruccio perché non lo so che ha fatto qualcosa che è chiaro, cioè, poi la no, non c'entra assolutamente niente. Dunque, nel momento in cui la giunta dice bisogna andare a fare il contenzioso, eccetera, l'ufficio in questo caso, perdonami che poi ti spieghi, dico anche un'altra cosa. Quindi chiaramente è chiaro, fa una scelta, dice, l'abbiamo scritto nell'atto del, nel caso in cui arriviamo a questo. E per questo motivo, anche per correttezza dei comportamenti, noi abbiamo messo nell'atto deliberativo che questa delibera è una delibera che ha valenza di indirizzo politico e verificate le competenze sulla scorta di ravvisato interesse pubblico. Ecco perché non abbiamo chiesto nessun tipo di parere, perché è una delibera che ha solo valenza di indirizzo politico. Terza riflessione e chiudo, questa delibera così com'è strutturata ed è stata vista con come si chiama, in maniera molto puntuale da questi signori che sono qui vicino a me, non è suscettibile di contenzioso. Non ho capito perché si parla sempre di contenzioso. Qui è una delibera dove noi andiamo a dire alla regione determinate cose, ma è una delibera che non parla di contenzioso e non è suscettibile di contenzioso. Questo mi dicono gli esperti giuridici che sono a fianco a me. E mi pare che da questo punto di vista l'avvocato, sia il dottore Bastardi, ma l'avvocato Ordine, che è stato molto puntuale e preciso nella disamina che ha fatto, e lo ringrazio. Chiedo scusa di nuovo alla signora che doveva parlare. Ha chiesto di parlare il consigliere Perrone, prego consigliere. Niente, allora, prima volevo rispondere un attimo a consigliere Pascale appena, quando dice che dobbiamo raggiungere un'unanimità. Però non si può, perché questa è già una delibera preconfezionata. Quindi, siccome dovevamo lavorare, noi ci siamo detti belle parole nella riunione capogruppo, Pino, non è che dovevamo lavorare tutti insieme per la delibera, vero consigliere Cauteruccio? Sì. Quindi noi l'abbiamo già trovata bella e buona e confezionata, quindi non possiamo mai raggiungere quello che dici tu. E noi quante volte, sindaco, abbiamo dato la nostra disponibilità per
lavorare su questa delibera, su qualcosa. Quindi, e lavorate, diteci dov'è. Però dovevamo farlo prima di portare in consiglio comunale una delibera del genere, lavoriamoci prima. Quindi dobbiamo dire questo. Anzi, a proposito, siccome siamo fino a stanotte. Non si può lavorare così in un giorno, fare una cosa del genere. Quando abbiamo fatto perché? Sindaco. Siamo qui per fare, ho portato una proposta. È suscettibile di tutte le modifiche che volete, di tutte le aggiunte. Noi e allora stiamo, ricominciamo, andiamo tutte e ricominciamo da capo. Sindaco, per favore. Le cose da aggiungere. Sindaco. Non lo so, altrimenti veramente è una forma che non va bene, signor. Va bene quello che avete fatto voi con questa delibera, va benissimo. Quindi volevamo leggere. È una proposta. Voi avete parlato di delibera? No, ho parlato di proposta, signora. Di proposta di delibera. Sembra una proposta di delibera. E però infatti Montoni ha fatto notare una cosa, se ha ragione, la cacciamo. Cioè. Però se voi avete delle idee, le aggiungiamo. Se avete delle cose da proporre, le mettiamo. Perché raggiungiamo veramente l'unità. Potevamo farlo prima. Ma lo facciamo adesso. Abbiamo avuto tanti giorni per farlo, potevamo riunirci e farlo. Abbiamo dato la nostra disponibilità, c'era anche Pino Pascale, quindi abbiamo fatto tante di quelle belle parole, poi ci siamo trovati il testo già bello e pronto. Quindi, allora, vi leggo il nostro comunicato, così lo mettiamo agli atti. Anzi. Sì, 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 già scritto, quindi ve lo firmiamo e poi ve lo diamo. Subdola è l'unico aggettivo per definire in forma elegante una delibera in cui le conclusioni finali sono le stesse fatte dalla commissione d'indagine del porto, che era presieduta dall'architetto federale. Noi abbiamo sempre contestato. Certo, ma lo sanno l'abbiamo già. Però abbiamo contestato. È ai verbali. Quindi questa è una delibera a indirizzo politico, quindi quando si dice priva di efficacia, perché se è indirizzo politico è priva di efficacia, perché senza il parere, senza il parere degli uffici, che ha menzionato anche Antonio Cauteruccio, e quindi però non abbiamo avuto risposta degli uffici, quindi è inutile che vi rifacciamo di nuovo la stessa domanda. E questa delibera non risolve il problema, ma secondo noi lo complica ancora di più, e sempre a scapito della posizione del comune, che a torto o a ragione potrebbe essere trascinata in un probabile contenzioso, però il sindaco ci ha detto di no. Il comune di Amante non è parte contrattuale dei lavori di realizzazione del porto e delle opere complementari, ma è essenzialmente portatore dell'interesse della collettività amministrata. E l'interesse principale della collettività è che l'opera sia realizzata oppure che l'area portuale le venga restituita. Se il comune non condivide le conclusioni della commissione di collaudo, più che censurarle semplicemente, ha pieno titolo per farne valere l'illegittimità nelle sedi competenti, così come a suo tempo avrebbe dovuto chiamare in causa direttamente la regione per i gravi danni determinati dalla gestione dell'appalto. Le sedi per contestare l'operato della stazione appaltante potevano essere molteplici. Più che ragionare sugli atti da imporre alla regione, il comune dovrebbe valutare in che modo annullare gli effetti dei suoi atti, come la concessione demaniale che sottrae il bene alla collettività per consegnarle nella mano di una società inadempiente, concessione che potrebbe essere revocata in quanto ciò rientra nelle competenze e nella disponibilità dell'ente. Il comune, lo ripetiamo ancora una volta, avrebbe dovuto da tempo emettere un'ordinanza sindacale per riportare l'area portuale nella piena disponibilità dell'ente e restituire l'intera area ai cittadini. Bisognava dare subito un segnale forte, forse simbolico, ma che avrebbe costretto le parti ad agire nell'interesse del paese e a fare ciò che si doveva fare per completare un'infrastruttura decisiva per sostenere e rilanciare la nostra economia. Ma si persiste ancora nello scegliere altri percorsi che inevitabilmente finiscono per danneggiare il paese e assecondare l'avidità di chi vuole mettere le mani sull'affare.
Ma con quale coraggio e con quale coscienza si continua a giocare sulla pelle dei cittadini e a speculare sul futuro del paese? Sistematicamente state tenendo fuori ed escludete il gruppo consigliare del Partito Democratico delle questioni più importanti per il futuro di questo paese, come quella del porto, ritenendo utile invece coinvolgere interlocutori che evidentemente sentite più vicini al vostro modo di pensare e agire, ma che certamente non sono interessati a ciò che è meglio per Diamante. Le decisioni ormai vengono prese nel chiuso della stanza del sindaco, con una maggioranza che di fatto non esiste più e con quella parte di opposizione che sta dimostrando la propria abilità nel manovrare i fili e nel muovere le carte giuste per soddisfare interessi personali a danno del paese. Ora, se il comune è pronto ad accettare di accollarsi ogni responsabilità per eventuali contenziosi che potrebbero nascere dalla revoca del contratto alla concessionaria del porto, lo faccia pure, ma una sola condizione, e cioè che la Regione emetti un decreto di finanziamento per i lavori di completamento del porto. Non esiste alternativa. Quindi il gruppo consigliare del Partito Democratico continua a essere contrario a ogni forma di proroga alla società, perché il mandato che i cittadini ci hanno affidato è quello di tutelarli e noi siamo sempre e responsabilmente dalla loro parte. Non ci asserviamo a interessi di parte, né a quelli vecchi né a quelli nuovi che si vorrebbero fare. Da parte nostra siamo pronti a collaborare per mettere in piedi un tavolo istituzionale a cui partecipano non solo tutti i gruppi consigliari, ma anche a chi a vario titolo conosce bene la vicenda, chi occupa importanti ruoli istituzionali e politici e con cui era bene rapportarsi costantemente per dare più forza e incisività ad ogni azione. Quindi organizziamo un tavolo istituzionale a più voci, intorno al quale confrontarci democraticamente, scegliendo ciò che giova ai cittadini e non all'amico di turno, avendo come unico obiettivo quello di trovare una soluzione a tutto vantaggio del Paese, che porti finalmente alla realizzazione di quest'opera fondamentale per la crescita del nostro territorio. Quindi noi non tradiamo la fiducia ai nostri cittadini, non l'abbiamo fatto in passato e non lo facciamo adesso. Quindi questo è firmato da noi tre consiglieri. Poi volevo dire se al segretario se possiamo mettere, dobbiamo firmarlo, sì. Volevamo chiedere che, siccome abbiamo parlato prima di denuncia, di anche di mandare se possibile questo, il verbale di questo consiglio comunale alla procura, come per conoscenza, così non per... Ci sono interventi? Ci sono interventi? O passiamo a noi? Prego. Allora, partiamo da due cose. Dalle affermazioni del sindaco che ha sostenuto che stiamo discutendo su una bozza di delibera e che abbiamo tutto il tempo che vogliamo a disposizione. Così, sindaco. La seconda cosa è che l'importanza dell'argomento e la dignità della platea merita uno sforzo da parte di tutti questa sera. Ormai io sorvolo sulle osservazioni politiche che il suo intervento porterebbe a fare. Ritengo che non sia questo il momento, ci sono altri ambiti. Io rispetto alle vostre posizioni, la vostra collocazione che avete deciso di prendere negli ultimi mesi, però io vorrei rimanere un pochino di più sull'ordine del giorno che ci obbliga, Antonio, e non è un cambio di strategia passare dalla strategia del non contenzioso alla strategia del contenzioso. Noi lo stiamo facendo questa sera, noi stiamo facendo il passo necessario che anche voi
nelle vostre dichiarazioni, che ancora non ho capito bene, vi porrò alcune domande per poter comprendere io di più e poter far capire agli altri. E il passo che noi siamo obbligati, e quindi questo consiglio che noi siamo obbligati a fare, va nella necessità di sostenere, insieme alla cittadinanza che si è ampiamente espressa sia nella parte del comitato ma sia nel sentire comune della cittadinanza, che questo paese non può tollerare più questa situazione e che non è intendimento di questo paese concedere o dare meccanismi, strumenti o impulsi a che si consumi un ulteriore periodo di proroga sulla spalla dei cittadini. L'avete detto voi nella vostra affermazione, lo hai detto tu personalmente, che se siete il vostro gruppo contrario ad ogni forma di proroga, l'ha detto Ornella nel documento a firma dei tre consiglieri che attualmente si riconoscono nel gruppo del PD. Allora io partirei essenzialmente da questo, cioè noi abbiamo un punto fermo: il paese, questo consiglio comunale è contrario a che si consumi ogni azione, strumento o impulso che conceda alla proroga, tant'è che se in qualche modo con quello che stasera andremo ad elaborare, la cui efficacia e la cui valenza è argomento di questa discussione, non verrà fatto, io ritengo che fra qualche giorno, fra qualche settimana, ci verrà comunicato come persone informate dei fatti che è stato accettato, concessa la proroga, accettato di fatto, una proroga de facto, con l'accettazione dell'ultimo cronoprogramma presentato dalla società concessionaria. Ah, quindi decidiamo noi sulla proroga? No, noi non decidiamo sulla proroga, Antonio, noi dobbiamo trovare il sistema per esprimere questa delibera. Non porta la dicitura, non porta la dicitura determinazioni, porta la dicitura indirizzo politico, perché il consiglio comunale, il consiglio comunale non ha titolo, e mi sembra che gli interventi, vorrei un pochino, mi perdo, allora se mi consente di poter, fra l'altro non è materia con cui ho molta affinità, questa strettamente tecnica, per cui io come te, come tanti di noi, avrei anche gradito un supporto tecnico oltre che quello legale che il nostro avvocato e il nostro segretario comunale ci hanno dato in questo momento. Noi non abbiamo titolo come consiglio comunale ad intervenire in un contratto che ha due sottoscrittori e i cui meccanismi che regolano questo contratto possono essere modificati esclusivamente in questo caso dalla regione Calabria. Che cosa invece possiamo fare noi, Antonio? Ed è quello che secondo me dovremmo fare stasera, ed è quello che io vi chiedo, lo chiedo a Franco, che abbiamo fatto un lunghissimo percorso insieme, e in questa materia siamo entrambi responsabili, perché avendo fatto una abbondante letargia su questo problema, siamo chiamati a dare un impulso maggiore. Lo dico a te, Antonio, con cui ci siamo scontrati molto. Questa sera è necessario che questa deliberazione venga sottoscritta dal Consiglio Comunale. Il sindaco ha presentato una proposta: Ornella, sospendiamo i lavori mezz'ora, perché mi piacerebbe che oltre all'enunciato siamo contrari ad ogni proroga, diceste questo passaggio. Non l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso, perché l'argomento è estremamente importante. Ornella, l'argomento è estremamente importante. Sospendiamo i lavori, vediamo i punti per punti, se c'è un'intesa, perché non ci state dicendo quale punto non va. Non ci state dicendo quale punto non va. Hai ingendrato le osservazioni su questa delibera che non andrebbe bene, perché fa esclusivamente o in maggior parte riferimento alla relazione del consigliere Savarese, che è un accenno ai 9 punti che noi andiamo a richiedere al RUP. È un accenno che dice di valutare eventualmente se ci sono rispondenze a quanto osservato dal consigliere Savarese. Per cui io partirei da questo.
Voi avete dichiarato, l'ha dichiarato Antonio, l'hai dichiarato tu a nome degli altri due consiglieri, che siete contrari ad ogni forma di proroga. Noi siamo contrari ad ogni forma di proroga della città. Vediamo in questa delibera quali sono le cose che non va bene, le correggiamo, le integriamo e la votiamo tutti quanti insieme. Io credo questo lo dobbiamo come fatto di responsabilità e per l'importanza di questo punto che stiamo discutendo stasera. Volevo solo dirle, assessore Maioni, forse lei non è informato perché è stata una mia disattenzione. Io stamattina sono stata dalle 9 fino alle 12:30, poi me l'hanno mandato via WhatsApp per avere questa delibera. E questa delibera noi non l'avevamo, assessore, noi non l'avevamo. Io perché ma c'era qualcun altro che le aveva già, che stiamo ragionando adesso. Già. C'era qualcun altro, assessore Maiolino, quindi noi siamo stati esclusi da questa delibera. Forse perché non vogliamo dire alcune cose, quindi che cosa vogliamo noi? Una delibera data alle 12:30 dove noi non siamo stati neanche chiamati in questione a ragionare su questo? Ci hanno lavorato il segretario e l'avvocato su questa delibera. E qualcun altro? Diciamo così. Bene, il secondo intervento del consigliere Cauteruccio e poi vediamo se ce ne sono altri. Hai il microfono. No, io prima di fare il mio secondo intervento, siccome avevo chiesto quest'altro quesito tecnico, volevo chiedere se mi posso permettere, sindaco, se posso, al ragioniere Gamba, se abbiamo i 110-120 mila euro del deposito cauzionale senza compromettere i servizi essenziali. Un'anticipazione di cassa. Presidente. No, allora io ho notato un po' di contraddizioni, sindaco, perché quando ho posto il quesito l'avvocato Ordine è stato molto esaustivo sulle possibilità di partecipare a un contenzioso. Poi però ho notato lo stesso assessore Maiolino metteva in dubbio la valenza di questo atto politico, perché dicevano tanto non succede niente perché questo atto politico non vale nulla. No, assessore Maioli, dobbiamo deciderci. Se questo atto politico ha una valenza e un'efficacia, allora significa che stiamo prendendo il rischio di un contenzioso e ci stiamo rimangiando quello che abbiamo promesso, che abbiamo approvato e che abbiamo promesso alla popolazione il 27 dicembre. Non mi dica no, perché noi non cambiamo strategia. Il 27 dicembre abbiamo deliberato per scongiurare il contenzioso. Oggi ci prendiamo il rischio di andare ad un contenzioso, a meno che io non debba prendere per buono, a meno che non si innervosisca come sempre. Assessore, ha diritto a un altro intervento dopo Cauteruccio. A meno che non debba prendere io per buono quello che lei ha detto quando diceva che questo atto non ha alcuna valenza, questo atto deliberativo, questa proposta, per cui non avendo una valenza, non contando nulla, possiamo scrivere e dire, perché o è l'una o è l'altra cosa. Assessore Maiolino, il consigliere Pascale, capogruppo di Diamante Futura, preferirei che dicessi cosa dobbiamo fare per votare. Sì, mi faccia però dire, non è che devo dire quello che vuole lei. Se lei se la vuole votare, alla fine se la vota da solo, assessore Maiolino. Non è che siamo obbligati a votare con lei, se la mette su questo piano, se la voti da solo. Lei si innervosisce sempre quando parlo io, perché poi le sue contraddizioni che lei cerca di mascherare poi emergono. Lei ha detto che questo atto politico non vale nulla, quindi possiamo scrivere tutto quello che vogliamo, però nel contempo ha detto che se non lo approviamo fra 5 giorni arriva la proroga. Ma secondo me, se è vero quello che dice lei, o lo approviamo o non lo approviamo, fanno comunque quello che vogliono, perché nel 1999 abbiamo abdicato alla regione Calabria e lei nel 2015 ha votato un atto deliberativo con cui ha regalato alla regione Calabria l'appalto dei lavori a terra. Quindi di che cosa parliamo? Volevo fare riferimento a quello che diceva Pino Pascale sulla dispiacere che lui provava per la mancanza dei presupposti per un voto unanime da parte del Consiglio Comunale. Ora, io, sindaco, diceva Fenucci di Timp, il problema a mio parere non è tanto la costruzione del testo di deliberazione in questa sede, quanto, se dobbiamo approvare un atto politico che abbia una valenza, sono necessari i pareri degli uffici. Se poi gli uffici sono in grado di darci dei pareri, seduta stante, qui, in questa sede, è un discorso, ma non credo che si possa fare. L'altro discorso è l'assenza dei pareri.
Pino, purtroppo io ho avuto difficoltà ad ascoltare anche la lettura del testo di deliberazione, perché come hai potuto notare, ho fatto un appunto su un passaggio, poi il sindaco giustamente mi ha corretto perché mi ha detto che non c'era più. Però noi abbiamo un testo di deliberazione in cui c'era, quindi significa che l'assessore Maiolino fa l'accorato appello alla platea, dobbiamo votare, forse ci dovevamo arrivare un po' più solidi, un po' più preparati, un po' più allenati sul testo di deliberazione giusto tutti quanti, assessore Maiolino, perché effettivamente il problema c'è. Poi lei, se lo vuole votare, se lo vota anche da solo, noi non siamo obbligati. Dopo dieci anni ci troviamo in questa situazione, Pino, io, perdonami, non voglio mancarti di rispetto, inconsapevolmente è diventata retorica questa ormai, perché poi se andiamo ad analizzare perché dopo 10 anni ci troviamo in questa situazione, scopriamo quali sono stati gli errori. L'appalto dei lavori a terra e il contratto integrativo del 2016, sai perché sono contrario ad una proroga io? Perché ho letto il verbale del 15 ottobre, e per proroga, il RUP intende una proroga di quel cronoprogramma che non esiste, che non è vincolante. Io per questo sono contrario assolutamente ad una proroga, perché non possiamo insistere sull'errore che abbiamo fatto anche noi nel 2016. Assessore Maiolì, lei deve dire le cose con precisione. Il contratto lo stipulano la Regione Calabria, l'ente attuatore del progetto e il concessionario. Esiste poi un organismo istituito per convenzione tra la Regione Calabria e il concessionario, che si chiama tavolo tecnico, a cui partecipa anche l'ente compartecipe comune di Diamante, che può eccepire per esempio su una bozza contrattuale che non prevede vincoli di cronoprogramma. E nel 2016 non l'ha fatto, quindi dica le cose con precisione, perché questo mondo fantastico e favoloso in cui si risolve tutto con un testo di deliberazione che lei sostiene non esiste. La delibera attuale, sindaco, poi le dirò anche le nostre proposte, perché altrimenti effettivamente, come dite voi, il discorso è monco. E tra l'altro queste proposte, visto che non abbiamo avuto la possibilità di presentare degli emendamenti, perché il testo di deliberazione l'abbiamo avuto oggi, dovremmo votarle anche le nostre proposte di integrazione al testo di deliberazione. Questo testo di deliberazione ingloba il testo di deliberazione del 29 di agosto. Nel testo di deliberazione del 29 di agosto ci sono degli errori, a mio parere, innanzitutto di strategia politica, marchiani, perché nel testo di deliberazione del 29 di agosto noi chiediamo di rimanere in questo appalto e chiediamo alla Regione Calabria di finanziare questo appalto. E questo appalto la Regione Calabria lo può finanziare soltanto con fondi ordinari, che non ci sono solo i fondi comunitari, e se aspettiamo fino al 2020 non ci saranno più nemmeno i fondi comunitari. Quindi la strategia politica qual è? Quella di, se davvero si vuole realizzare un porto e un porto pubblico, di uscire da questo appalto e chiedere un finanziamento coi fondi comunitari. Ma nella delibera del 29 di agosto questo non c'era scritto. E tra l'altro la delibera del 29 di agosto e questa delibera scrivono due cose diverse, perché la delibera del 29 di agosto non qualifica l'azione della Regione nei confronti del concessionario, questa la qualifica, quindi si mettono insieme due delibere che dicono due cose diverse. Ancora raccontiamo, assessore Maiolino, alla popolazione che sulla proroga decidiamo noi. Ancora raccontiamo queste cose, siamo tutti contro la proroga, ma che cosa vale? Lei nella stessa frase mi ha detto che questo atto politico non vale nulla, però se non lo approviamo fra 5 giorni arriva la proroga. Basta, il risultato di queste contraddizioni è quello che lei vede affacciandosi dal lungomare. Il risultato di queste contraddizioni è quello che lei vede affacciandosi dal lungomare. C'è una cosa, visto che credo che... quello che c'è sul lungomare è sì, metà sì, del sì. paese, metà del condizione sì, elezione, sì, metà sì, no, ma io le facevo semplicemente, le facevo... No, io, assessore Maiolino, io il porto alla Regione Calabria nel 99 non l'ho dato, io i lavori a terra nel 2015 alla Regione non li ho dati, li ha dati lei, io il contratto integrativo del 2016 non l'ho avallato tacitamente, l'ha avallato lei con la sua maggioranza. Che cosa dice? Se ne assuma tutta la responsabilità adesso e la smetta di ingannare la popolazione, assessore Maiolino. Ma guardate, siamo venuti con tutti i presupposti di discutere, è intervenuto l'assessore Maiolino
e la discussione prende una certa piega. Le ho solo fatto notare che se questo atto non ha votarlo, atto non ha votato, ci sono 20 minuti. No, moderiamo il tono, non c'è bisogno di andare. Le ho solo fatto notare, le ho solo fatto notare. Mi faccia finire, mi faccia finire. Lei è uno dei principali contatti con quello scempio, assessore Maiolini. Lei, consigliere Calderone, non c'è bisogno di andare. Stiamo parlando di approdo, turistico. Assessore Maiolino, e lei assessore però, lei assessore al turismo, non urlare, non urlare che al microfono va bene, pure piano piano va bene, sì. Stavo cercando di qua, c'ha i supporter che gli danno manforte, l'assessore Maiolino, per cortesia dal pubblico, per favore, se mi fai parlare, se mi fai parlare, ti faccio capire. Non rispondo, per favore, partecipa, allora, assessore Maiolino, per cortesia, avete diritto a un altro intervento, non interrompete, perché adesso le stavo solo facendo notare, assessore Maiolino, che lei ha detto che non ha valenza di indirizzo politico, quindi genererà indifferenza alla regione questo anno. Se invece è efficace, genererà il rischio di un contenzioso, come diceva l'avvocato Ordine. C'è una cosa in questo consiglio comunale che io non ho capito, perché non abbiamo mai potuto fare, non l'ho mai capito, assessore Maiolino, perché ogni qualvolta l'ho proposta o mi è stato risposto di no, oppure è calato il gelo del silenzio, tutti zitti, perché preferiamo andarci a impelagare in un contenzioso e invece fare un tentativo molto semplice. Domani mattina, non l'abbiamo mai fatto questo, c'è un concessionario. Senti, concessionario, visto che noi stiamo andando a un contenzioso e se ci sono 2 milioni di euro di lavori certificati, vai a vedere che non te li liquida la regione e te li devo liquidare pure io con questo atto irresponsabile. Sarebbe invece molto semplice, ma tanto li pagano i cittadini, quindi possiamo fregarci, nel assessore Maiolino, tanto pagano i cittadini. Basterebbe andare lì e dire, senti, quando vuoi per cedere un'operazione, se la vuoi cedere, è un discorso che non è un'eresia. Dopodiché, Maiolino, per assessore, per favore. Dopodiché, ma questo è un nervo scoperto. E questo è il vero nervo scoperto. Il vero nervo scoperto è questo qua. Dopodiché si va da Francesca Amoroso e le si dice, senti, tu che sei un imprenditore del settore e hai la capacità economica, la capacità, credibilità bancaria per rilevare l'operazione, a questo prezzo la vuoi rilevare? Le istituzioni, la politica fa questo, però questo consiglio comunale non lo può fare. Non lo può fare, la sua reazione ne è testimonianza, che questo consiglio comunale, questo tipo di operazione, questo tipo di tentativo non lo può fare. Sindaco, voleva una proposta? No, voleva una proposta, io gliel'ho fatta, ed è una proposta che coinvolge, che chiaramente gioco forza dovrebbe coinvolgere unanimemente tutto il consiglio comunale, perché tutto il consiglio, a mio parere, prima di imbarcarci in un contenzioso, noi dovremmo fare un passaggio. Il sindaco e i capigruppo consigliari vanno dal concessionario e gli chiedono se ha intenzione o se non ha intenzione di proseguire l'opera, quanto costa quest'opera. Dopodiché il sindaco e i capigruppo consigliari, che sono istituzioni, e le istituzioni non ratificano solo atti deliberativi per imbarcarsi in un contenzioso, ma prendono azioni politiche e fanno azioni politiche. I capigruppo consigliari vanno dagli imprenditori del settore, contattano chi può avere l'interesse a rilevare l'operazione e vediamo se la domanda e l'offerta si incontrano. Mi deve spiegare una cosa, sindaco. Cosa impedisce a noi di ci vogliono gli attributi, il consiglio comunale dovrebbe avere gli attributi di farlo. Cosa ci impedisce di fare questo tentativo? Andate a chiedere, l'assessore Maiolino dovrebbe fare un vis, che lui fa i sondaggi da lungomare. Vada a chiedere alla popolazione se preferisce il rischio di un contenzioso o un tentativo di questo tipo. Glielo vada a chiedere. La popolazione, assessore Maiolino, vuole il porto, non il contenzioso, vuole il porto. E noi vogliamo il porto, non ci basta nemmeno l'area del porto, perché sinceramente non sappiamo che cosa farcene. Da 50 anni in questo paese vogliamo il porto. Questa è la nostra proposta. Segretà, questa proposta la possiamo mettere a verbale? No, perché io poi alla fine della discussione la presento come mozione. E visto che io sono d'accordo con il sindaco, dobbiamo portare sostanza alla discussione. Io porto questa sostanza e vi porto anche un'altra osservazione, che la prego metta a verbale, perché riguarda la proroga. Riguarda la proroga, che noi siamo contrari ad ogni tipo di proroga, perché
nel verbale della riunione del 15 ottobre il direttore dei lavori scrive che è una proroga del cronoprogramma e quindi una proroga di un contratto già in essere che è stato tacitamente avallato da questa amministrazione comunale che comprende anche l'assessore Maiolini, quindi io non posso delegare alla giunta perché nella giunta c'è l'assessore Maiolini e io non mi fido, non possiamo delegare alla giunta perché questo contratto integrativo del 2016 che con una proroga continuerebbe ad esistere noi non lo condividiamo perché non esiste alcun vincolo di cronoprogramma, quindi se proprio si vuole parlare di qualcosa si deve parlare di contratti, non di proroga, perché le proroghe sono dannose. Però io prima di imbarcarci in un contenzioso farei questo tipo di tentativo. Poi voi mi direte che cosa ce lo impedisce, chi ci impedisce di fare questo tipo di tentativo che ci vogliono 2 giorni, 3 giorni per farlo. Grazie. Se devo esplicitare la mozione lo faccio dopo quando votiamo, Presidente, perché altrimenti è pronto. Allora, il mio pensiero relativo alla... Il nostro gruppo... Se vuole possiamo votare subito questa mozione, eh? No, vabbè, facciamo dopo. Il nostro gruppo consiliare è contrario alla concessione di una proroga contrattuale perché... Micro. No, deve mettere a verbale una cosa. Perché nel corso... Prendi il microfono, Antonio, scusa. Nel corso della riunione... ultima del 15 ottobre 2018, nota protocollo 338173 del 8/10/2018, il direttore dei lavori si lasciava intendere che una proroga non prevede la stipula di un contratto integrativo e che dunque si rifà al contratto integrativo stipulato nel febbraio del 2016 e privo di alcun cronoprogramma vincolante dei lavori come hanno dimostrato i fatti, perché poi a chiacchiere, questo non l'ho verbalizzato, a chiacchiere siamo bravi tutti, poi all'evidenza dei fatti stiamo zitti. Abbiamo scritto. Ok, scritto. Poi la mozione la esplicito dopo. Allora, a questo punto gli interventi del consigliere Calderuccio l'ha esaurito, prego consigliere Sarri. Sì, devo solo esplicitare la mozione. La mozione per quando è al momento. A questo punto faccio quell'intervento che avevo preannunciato e che riguarda la parte politica. Come tutti hanno potuto notare, si sta tentando di mandare a carriola, come si dice, un argomento serio di interesse generale, utilizzando la retorica per ingannare i cittadini e per distorcere la verità. È arrivato nella carriola all'1:30 la delibera. Consigliere Calderò, la carriola è arrivata per te e per me all'1:30. Ma non ti caccerai. Per favore, cerchiamo di non interrompere. Così dopodiché, cerco di indirizzo, di parlare delle questioni che ha sollevato il consigliere Calderuccio, che sono quelle più meritevoli di ricevere una risposta, perché le altre sono soltanto perdita di tempo. Se questa deliberazione non avesse alcun valore, ho detto, noi non saremmo qui a votarla. Per quanto ci riguarda, avremmo preferito una deliberazione molto più dura e precisa, e questo toglie ogni dubbio sulla nostra partecipazione alla costruzione di questa delibera, perché è una delibera che noi avevamo ipotizzato come determinazione e non come indirizzo politico. L'indirizzo politico nella costruzione della legge non prevede i pareri degli uffici,
perché l'indirizzo politico serve solo per dare l'indirizzo agli uffici ed è un indirizzo, la Bassanini lo prevede in modo esplicito, proprio perché gli uffici non possono intervenire su quello che è un indirizzo politico ed è una discussione politica. Comunque il parere degli uffici in questa fase non serve a niente. E proprio perché non serve a niente non gli è stato chiesto, perché se questa deliberazione fosse inefficace per la mancanza di parere degli uffici non sarebbe stata fatta. È efficace e avrà la sua efficacia. Molto probabilmente poteva essere molto più incisiva e io sono d'accordo con te, ma certamente avrà la sua efficacia. Io, considerato che è stato richiamato il passato, io richiamo il mio intervento non nella la mia relazione del 27-12, io nel mio intervento che è verbalizzato ed è rimasto tale, ho detto, tenete presente che noi non faremo niente, perderemo solo tempo se non azioneremo la linea della grave inadempienza dovuta alla mancanza dei requisiti, arrivando a chiedere finanche la revoca, no, della stazione appaltante, la revoca alla stazione appaltante, perché non è vero che noi non siamo parte in causa, noi abbiamo delegato la stazione appaltante e come tale siamo parte in causa. Io nel mio intervento ho detto, sottoscrittori di contratto, che è una cosa diversa da quello che io nella mia relazione ho detto quale organo delegante conserva il Comune di Amante il sovrano potere di indicare l'azione da eseguire alla nominata stazione appaltante. Quindi i presupposti perché Zinno, no, e io sono convinto che lo farà, segua le indicazioni di questo Consiglio Comunale, ci sono tutti. Io in quell'intervento ho detto, noi se Santoro lo vorrà non riusciremo ad evitare il contenzioso, perché il contenzioso peraltro dovremmo cercarlo noi che siamo la parte oltraggiata dal comportamento del concessionario. Il contenzioso non deve aver paura se uno è forte delle proprie ragioni e non è per niente vero che il contenzioso, dal contenzioso scaturiranno dei danni che dovrà pagare il cittadino, perché io sono convinto che dal contenzioso scaturiranno dei danni che dovrà pagare Santoro, per esempio, no? Quindi il contenzioso è un atto che pone all'attenzione del giudice, no? Quali sono, no, i fatti e quali sono le ragioni da attribuire. Mi meraviglio però che il consigliere Cauteruccio, che parla tanto di contenzioso, non si sia reso conto che il Comune di Diamante ci sono contenziosi per oltre 10 milioni di euro, contenziosi di cui nessuno ha preso mai. Ce n'è uno ultimo dell'avvocato Massimiliano Aita, oltre 2 milioni, iniziato da Cabal Bonening. Ci sono tutte le cause che sono nel comune, ci sono dei contenziosi su 24 milioni di euro non riscossi, ma nessuno ha detto niente. Ci dobbiamo preoccupare di un eventuale contenzioso che nasce da un provvedimento legittimo del Consiglio. Ci ha mai visto votare i debiti fuori bilancio? Eh? Ci ha mai visto votare i debiti fuori? E che significa? Non ho mai visto parlare dei contenziosi con la paura che tu attribuisci al contenzioso. Non ho mai visto parlare del contenzioso con tanta paura che te tendi di trasmettere ai cittadini, di un contenzioso che se lo fa è vinto per il comune. Ah, se lo
Lei ha una sfera di cristallo? Io no, ho più di una sfera di cristallo. Ho 69 anni di competenza specifica. Ho più di una sfera di cristallo. Quello che non ha competenza e non ha sfera di cristallo sei tu. Infatti dici retoricamente le cose che dici per trasferire un'impressione e una paura che non deve esistere. Che ha le competenze, si assuma lei le responsabilità del Consiglio. Allora, se potessi assumere le responsabilità, no? Se potessi essere io il sindaco per un giorno per andare a firmare da solo con tutte le responsabilità, io ci andrei liberamente. Ah, sindaco, mi dia la delega, mi nomini per un giorno con il vice sindaco, si è malato, vado io alla regione a firmare tutte le responsabilità conseguenziali alla risoluzione contrattuale. Perché dopo cos'è questa risoluzione contrattuale? E lo voglio spiegare a uno che non è un tecnico. La risoluzione contrattuale porta, no, ad una valutazione dei lavori eseguiti. È vero? Sì. Che vengono liquidati dalla stazione appaltante. Sì. Allora, se io ti liquido i lavori eseguiti, quali sono i danni? È la stazione appaltante, il concessionario e la stazione appaltante, sull'importo della liquidazione si troveranno subito d'accordo. Ma sono problemi loro. Ah, sono una mano. È quello il contenzioso, competente. Se quello il contenzioso non ci fa proprio paura al comune. Vabbè, perché è un contenzioso serio. Stiamo giocando sulle tasche. No, ma quale tasche? Quale tasche? Per favore. E poi il consigliere Calderuccio dice che vorrebbe andare dal concessionario a dire quando vuoi tu per cedere l'azione, quando hai speso. L'hai letto il bilancio del concessionario? Li hai letti? Allora, quando è portato a costi immateriali, quando risulta dai bilanci che ha speso la quale valutazione darebbe? No, io sto dicendo, la valutazione è quella dei lavori fatti che deve dare la regione. Se tu vedi, sai quando c'è in bilancio speso? Circa 7 milioni di euro. 7 milioni di euro. Che il concessionario di lì se ci sono, sono i soldi che ecco perché liquidazione. Sono i falsi che provengono da Malta, ecco perché io ho detto e mi fa piacere che viene mandato alla procura della Repubblica. Sono i soldi che ci chiederanno di liquidazione, i 7 milioni? No. Sono i falsi in bilancio che hanno costruito questi costi. Ma comunque ti sto dicendo che non è così, perché i costi se evitiamo. Essendo, io sto dando delle valutazioni, essendo beni immateriali, che significa, posso fare la domanda, che significa bene immateriale? In un bilancio tecnico. Architetto Savarese, lei ha parlato di lavorazioni eseguite e ha parlato di liquidazione delle lavorazioni eseguite. Ora lei ha una certificazione solida e salda delle lavorazioni eseguite, ci può stabilire qual è ci dice qual è l'importo? O si devono trovare sulle lavorazioni eseguite la concessione. Vedi che non sai rispondere. Di che cosa? Quando ti parlo di beni immateriali, sì, sono quei beni che proprio essendo immateriale sono suscettibili di modifica. Se il mare che è venuto, le mareggiate, si è portato 2 milioni di massi, non sono liquidabili. Ah, benissimo. Sono liquidabili solo quelli che possono il essere. Il contenzioso su che cosa nasce? Eh? Su che cosa? Chi lo stabilisce questo? Chi lo stabilisce questo? Scusa per favore. La regione. Chi lo stabilisce? Allora, la stazione appaltante. E sul dito e noi siamo fuori. Sembrato di capire. Invito il consigliere Calderuccio e il consigliere Savarese a concludere l'intervento, per favore. Quindi voglio rassicurare senza interruzione che magari ci fosse un contenzioso, magari, perché noi dal comune di Amante i cittadini potrebbero andare in villeggiatura con i soldi che provengono da quel contenzioso. Bene. Ha chiesto di parlare il consigliere Perrone. Una domandina. Volevo chiedere agli uffici, questa delibera è efficace o no? Tutti in posso chiedere agli uffici se mi possono rispondere se questa delibera è efficace o no? E quindi l'indirizzo politico è efficace o no? Privo di efficacia? Non ha rilevanza gestionale.
a valore ed efficacia sono due cose diverse. Voglio capire. Valore ed efficacia sono due cose diverse. No, siccome l'architetto mi ha detto che è efficace, è efficace stare lì. Ha valore di indirizzo politico. Ha valore. È efficace come indirizzo politico. Non può produrre un automatismo giuridico questa delibera. La differenza è tra valore e un atto che viene formulato dal Consiglio Comunale e che ha un suo valore politico. Si chiama indirizzo politico. Quindi è uguale a quello del 27 dicembre. No, se l'hai letta le premesse, Franco, scusami Franco. Scusa perché Franco ha fatto una domanda e credo che sia interessante. E riprende la delibera, chiama integralmente la vecchia delibera. Che cosa c'ha questa delibera? Ci sono tutte le contestazioni che vengono mosse a seguito di quella riunione a cui ha partecipato il sindaco, l'ufficio e il segretario comunale e l'avvocato, dove palesemente sono state verbalizzate delle cose che sono, a parer nostro, ma a parere soprattutto dei legali, perché non avremmo noi la capacità, sono contestabili e fanno la somma con le altre inadempienze procedurali che noi abbiamo registrato durante gli anni. Questa è la delibera che cosa fa in più. Quindi è una delibera di estremo valore, quindi inutile che giochiamo con le parole, valore ed efficacia. Deve rispondere. Questo l'avevo già puntualizzato, che in quanto costituisce il diritto politico, evidenzia una strategia che l'ente intende avviare solo perché assume una posizione terza rispetto al contratto che disciplina i rapporti tra regione e concessionario. Noi il comune, quindi il consiglio, sta dicendo alla regione: guarda che forse qualcosa non va bene. L'indirizzo politico è quello di riportare tutto in un alveo di ritualità delle procedure. Questo è il contenuto della delibera, né più né almeno. Allora, altre domande, poi tendo le posizioni più o meno. No, io non devo fare domande, io potete farle poi negli uffici. Io non devo fare nessuna domanda, devo dire sindaco. Sindaco, purtroppo tutti i suoi buoni intendimenti non sono andati a buon fine, perché questa è la realtà dei fatti. E comunque io mi associo a quello che diceva il consigliere Samarese sul fatto che noi avremmo voluto una delibera molto più dura rispetto a quella che è stata fatta, per un semplice fatto, perché noi, come diceva Savarese, l'ha spiegato in maniera esaustiva, il contenzioso non ci fa paura. E devo anche dire che l'avvocato Ordine non ha detto che c'è il rischio del contenzioso, però ha aggiunto poi che ci sono delle possibilità, abbiamo tante possibilità, il comune ha tante possibilità di vincere questo contenzioso, perché c'è una serie di inadempienze anche gravi da parte del concessionario, della regione, di tutti gli organi che erano preposti alla realizzazione del porto. Quindi cerchiamo di essere chiari su questo, anche perché è anche giusto dare una visione esatta di quello che è stato l'intervento dell'avvocato Corte. Bene, non ci sono altri interventi, il sindaco chiede di... Chi? Ma io su si vede che si è iniziata la campagna elettorale da quello che doveva essere un qualcosa che doveva uscire all'unanimità, almeno questo era il nostro intendimento. Andò, tu hai detto chiamiamo il concessionario per vedere che cosa vuole. Tu immagini che questo concessionario, no? Chiede 7 milioni, quello che ha messo nella cosa ripianamento delle cose, in un bilancio, l'ha messo in un bilancio.
dice, quindi dobbiamo, tu conosci qualcuno che ha 7 milioni per liquidare il concessionario e poi avere 18 milioni, 16 milioni per fare il porto. Quindi è un modo come smarcarsi da un qualcosa che noi stiamo tentando di fare, non è a dire che risolviamo il problema. Noi ci stiamo provando, quantomeno Antonio, ci stiamo provando a fare qualche cosa di implementazione nei confronti della regione, del committente. Io questo voglio dire, per questo sono stato zitto fino adesso, perché non volevo stare nella bagarre. Io continuo a dire che noi dobbiamo essere uniti, anche perché se non siamo uniti come consiglio comunale a far verificare che lì sotto c'è una porcheria da 10 anni, con le responsabilità di tutti, Antonio, c'ero pure io, e quindi io chiedo eravamo insieme con te, ero con te Ornella, sindaco, io chiedo che si avvii subito la richiesta di danno ambientale per quella porcheria che c'è lì sotto, immediatamente. Il consiglio comunale che si esprima adesso per iniziare una procedura per verificare quella porcheria che c'è da sotto, che è ferma da 10 anni. Anche i lavori a terra che stranamente non si stanno facendo, perché devono essere insieme, non so perché. Allora, per cortesia, allora invito per cortesia, allora conclude il sindaco e poi passiamo alla votazione, dove il consigliere Cauteruccio estenderà la mozione che intende mettere ai voti. Allora, io devo dire la verità, mi rivolgo anche ai cittadini di Amante, sono abbastanza deluso, perché pensavo che prevalesse in questo consesso il senso della responsabilità da parte di tutti di fronte a una decisione che non è più procrastinabile. Mi rendo conto che con argomenti assolutamente risibili, come evidentemente viene fuori, invece alcuni gruppi si vogliono tirare fuori da questo. Io sono stato alla Regione Calabria, io ho avuto un incontro col Presidente, il quale con grande, il Presidente Oliverio, che è un iscritto allo stesso partito al quale sono iscritto io, il quale con grande forza, in una riunione che c'è stata circa un mese addietro, ha ordinato, tra virgolette, al RUP di procedere, fatti tutti gli adempimenti, alla rescissione del contratto e alla restituzione dell'area, delle aree a mare e a terra, al comune di Diamante. Ha voluto rimarcare con forza che questa è la sua volontà, la volontà politica della giunta regionale, che persegue questo obiettivo anche per altre opere: dare alle comunità locali la possibilità di essere attori nel loro territorio. L'avvocato Ordine, con grande acume, con grande chiarezza, ha spiegato, perché poi si cerca di tergiversare, ma la situazione l'ha detta con grande chiarezza il nostro amico. Ha detto: noi abbiamo di fronte un signore il quale si è presentato nell'ultima riunione che abbiamo fatto con 4 avvocati e con 3 ingegneri della regione.
a dire: noi abbiamo qui un verbale della commissione che dice che è utile dare la proroga, non di 30 giorni, non di un giorno, la proroga di 18 mesi a partire da quando si dà, quindi se si dà domani mattina finisce fra 18 mesi, con tutta una serie di adempimenti supposti, così molto aleatori, che significhi massi, l'acropoli, le cose, tutte quelle cose che dovevano essere fatte anni addietro. Vi ricordate quello che ha detto l'ingegnere Zinno quando è venuto al Consiglio Comunale di Diamanti il 16 novembre del 2016, se non ricordo male? Se non volete che si vada avanti secondo questa, quello che è, diciamo, più o meno consiglia le varie commissioni, è che io ho fatto mia, ditemi voi come comune di Diamante, dovete dire che è necessario, per le motivazioni che andrete a dire, che è necessaria la rescissione. E infatti Zinno, nella lettera che ha mandato, scrive proprio così: specifiche deduzioni. Sì, parla proprio di, scusatemi un secondo, ma è importante che la legga questa cosa, purtroppo. Queste carte qua, c'ho un problema. La lettera di trasmissione che adesso non trovo. No, perfetto. Eccolo qua. No, questa è quella del 30 agosto, ce n'è un'altra. Devo morire il testo. Dammelo, scusa, ti dispiace. Perché l'ho messo alla. Questo qui è stato dato, poi ritorno su questa illazione che molto poco opportunamente sta facendo la segretaria. Dite le cose come stanno, che avete paura, lasciate stare le illazioni. Allora, le illazioni lasciate dall'altra parte. L'ho capito. Allora, scrive lui. Si resta in attesa delle valutazioni e conseguenti determinazioni che il Comune di Diamante si è riservato di comunicare, invitando di far pervenire in particolare specifiche deduzioni, rilievi e eventuali contestazioni nel merito delle formalizzate affermazioni della direzione dei lavori e dell'organo di collaudo circa la sussistenza o meno del grave inadempimento giustificante la risoluzione del rapporto. È molto chiaro quello che scrive Zinno. Scusami, se no io poi mi perdo. Nell'atto deliberativo che è stato preparato, ripeto, da tecnici, soprattutto da persone esperte di diritto, atto deliberativo che vale come linea di indirizzo politico, per cui non abbiamo richiesto il parere ad alcuno, sono state in maniera pedissequa messe su carta tutte quante le situazioni che richiamano questa lettera che ha fatto il giudice. La delibera non si è fatta in un giorno, lo dico anche ai cittadini, perché devo dire la verità, non è facile fare una delibera di questo tipo. Anche perché poi c'è il nostro segretario che lavora anche in altri comuni, c'è il nostro avvocato che è molto bravo e quindi si è messo a lavoro nei giorni scorsi. Io venerdì ho fatto una riunione di capigruppo alla quale era presente tutti e tre i capigruppo, ai quali ho detto, ed è verbalizzato: guardate che quella che presentiamo in Consiglio Comunale non è la delibera definitiva, è una proposta, lo ripeto e lo dico ai cittadini che poi devono giudicare, è una proposta di delibera, una bozza,
che può essere e che deve essere, affinché questo atto deliberativo, questa proposta diventi poi una delibera, debba essere opportunamente approvata da tutti secondo quelle che sono le sensibilità e le argomentazioni che ciascuno vorrà aggiungere a questo atto deliberativo. Non è un atto chiuso, è un atto assolutamente aperto alle valutazioni di tutti i gruppi consiliari. E devo dire che queste ultime cose che sono state scritte, l'avvocato Ordine, che è qui, me le ha mandate a mezzogiorno. Avvocato, me le ha mandate a mezzogiorno, perché c'erano alcune situazioni, alcune cose che non andavano, che secondo lui era necessario approfondire, che sono questi due legali bravi che hanno contribuito alla stesura di questa delibera. A mezzogiorno e mezzo, quando l'hai avuta, Pino? Tu? Alle 12.30 io ho chiamato Pippo e ho detto: mandate ai tre capigruppo, ho detto a Pippo, la delibera. Tanto è vero che vi ho mandato il testo prima delle correzioni che sono state apportate. E vedete, prima delle correzioni, ho detto: intanto glielo mandiamo, che se aspettavo le correzioni passava molto tempo, sempre tenendo conto che questa è una proposta che è emendabile, che è aggiustabile. Antonio mi ha detto una cosa che io ho ritenuto sia giusta, è stata messa a posto quel discorso degli uffici, ma è chiaro che è una proposta, come vi ho detto venerdì. Andiamo in consiglio, cerchiamo di essere unanimi su questa, raggiungere l'unanimità, perché non facciamo una bella, secondo me, una bella figura se mandiamo una, se questa proposta si traduce in un atto deliberativo che non è unanime. Noi l'abbiamo approvato all'unanimità il 27 dicembre, non ricordo il 28 d'agosto, mi pare pure, perché mancavano alcuni consiglieri, vabbè, qualcuno perché mi pare che era impegnato sul lavoro, la dottoressa mi pare pure, quindi diciamo sono state delle problematiche, però ad agosto e a dicembre l'abbiamo. Questa delibera è più o meno identica a quella di dicembre. Non facciamo una bella figura che andiamo lì con voti contrari, è la stessa del 27 dicembre approvata all'unanimità, solo che siamo di fronte al dilemma: che restiamo, o facciamo gli diamo la proroga come sostiene il direttore dei lavori, oppure chiediamo in più rispetto alla delibera del 27 dicembre, chiediamo in più che questa delibera sia integrata da una richiesta ufficiale che fa il Consiglio Comunale, che non vuole nessun contenzioso. Nella delibera non è suscettibile di contenzioso, come vi hanno detto e come dicono i due tecnici. Poi tutto può succedere nella vita, ognuno può denunziare a chi gli pare, ci mancherebbe. Noi sicuramente non cerchiamo il contenzioso. Rispetto alla delibera del 27 dicembre va aggiunto solo il fatto che noi chiediamo al RUP, prima abbiamo detto: caro RUP, piglia delle tue responsabilità perché ti competono. Adesso gli diciamo: caro RUP, le tue responsabilità sono quelle di rescindere il contratto. E questo è quello che noi abbiamo fatto, non c'è niente di nuovo rispetto. Sì. Ma è stato detto di rescindere il contratto perché il RUP l'ha qualificato per, come tale. Esatto. Ha detto: o c'è questa via, o c'è questa, non c'è l'altra via. Non è che l'abbiamo qualificato l'abbiamo detto anche i motivi. Tanto è vero che l'avvocato è stato veramente molto, molto, molto efficace, l'ha detto, l'ha spiegato in maniera molto chiara. Non è che abbiamo altre vie noi se usciamo stasera da qui, dice, non facciamo niente, signori. È chiaro, non abbiamo, quando uno dice questo non va bene, va bene, abbiamo responsabilità, l'ho sempre detto, uno dei primi che tengo responsabilità sono io, Antonio, io che nel 1999 ero in Consiglio Comunale e abbiamo sbagliato, lo dico apertamente, l'ho detto anche alla televisione, questo è stato un errore quello che è stato fatto 30 anni, quanti anni sono. Adesso però andare a piangere sull'atto Versailles è perfettamente inutile. Adesso dobbiamo cercare in tutti i modi di correre le parti. Non lo so se questa è la soluzione, i tecnici qui a fianco mi dicono che questa è l'unica soluzione praticabile. Altre soluzioni non ce ne sono, assolutamente non ce ne sono, perché poi sapete cosa succede, scusami, che il RUP in seguito a questa
nostra richiesta ufficiale, che è come che ha valore, ci mancherebbe che ha valore. Un consiglio comunale che si esprime non ha valore, ma state scherzando. E lo ha detto lui, e lo ha già detto. Io mi devo, nel momento in cui arriva la delibera, io devo assolutamente adeguarmi a quello che mi dite voi. E l'ha detto pure in quella sede, dopo che ci sono state... Lo ha anche scritto dopo che ci sono state, devo dire che ogni tanto mi arrabbio, quel giorno mi sono un pochino arrabbiato, anche il mio segretario che ha usato parole forti e anche molto efficace l'avvocato Ordine, quindi devo dire, avevamo di fronte una batteria insomma di avvocati, di tutta la regione Calabria c'era lì, tre ingegneri, sei avvocati, cinque, se mi ricordo quanti ce n'era, c'era pieno di gente lì, insomma, che volevano ecco, che evidentemente non. Però noi adesso abbiamo questa possibilità di eventualmente, torno a dire, di guardarla se c'è qualche punto che voi ritenete che debba essere, come ho detto l'altra volta alla riunione dei capigruppo, che è emendabile. Uno è stato aggiustato e aveva ragione, era stato un refuso. Vi ho detto qual è la storia di come è nata questa delibera. Vi ho detto anche che purtroppo abbiamo dovuto fare presto, perché forse, come diceva qualcuno, era il caso di stare qualche giorno in più, ma non possiamo più perdere tempo in molte chiacchiere su questo argomento. Dobbiamo essere incisivi, perché non mi fido, non so quello che verrà fuori, quello che succede. Abbiamo solo questa, non ne abbiamo altro. Quando mi si dice questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, e quindi che dobbiamo fare? Non è che ci sono soluzioni alternative a questa che vi sto dicendo, come ve l'ha detta molto, molto efficacemente poco prima l'avvocato Ordini. Questo è, non abbiamo altre soluzioni. Quindi, se ci sono i presupposti, io torno a dire a tutti questi signori che sono qui, certamente non facciamo una bella figura se questo atto deliberativo va alla regione. Mi rivolgo anche alla segretaria del mio partito, dottore, signora, voi siete la segretaria del mio partito, mi rivolgo anche alla segretaria del mio partito. Questo è un momento particolarmente serio per Diamante, importante. Non è che abbiamo certezze, non è che io dico questi facciamo così e raggiungiamo l'obiettivo, no, ma nessuno di noi, oh santo Dio, ma allora evidentemente parlo perché non siamo qui. Non capisco, io volevate essere, siamo qui, stiamo fino a domani mattina e discutiamo, vi ho spiegato come è andato, e voi sapete che io non sono uno che dico sciocchi, dico sempre la verità. Tanto è vero che a mezzogiorno ho mandato la delibera che non era completa, mi sono arrivate dopo le correzioni, quindi vedete, è assolutamente certo quello che sto dicendo. Non abbiamo nessun, chiaramente ci sono sensibilità diverse, chi voleva che la delibera fosse più forte, e ci mancherebbe, io rispetto i pareri di tutti, però adesso io vi invito, lo dico con grande sincerità questo, a non sminuire la forza del Consiglio Comunale. Fino adesso siamo andati avanti all'unanimità, se ci sono delle situazioni nell'atto deliberativo che non vi quadrano, la guardiamo di nuovo, ci stiamo, pigliamoci una mezz'oretta di tempo, un'ora, stiamo qui, però cerchiamo di uscire con un discorso unanime. È un appello che faccio, perché ritengo che sia molto importante che questa sera noi usciamo con un discorso, lasciamo stare quello che è successo, come è andato, i particolari, adesso siamo qui, ci siamo tutti e possiamo tranquillamente mettere a punto una da questa proposta che diventi una delibera efficace. Se ci sono delle richieste da fare, noi le guardiamo, le mettiamo dentro, però sapete cosa significa che arriva lì alla regione un atto deliberativo dove dei consiglieri, ma pure uno, si dice contrario a questo. Questo è l'appello che io faccio con grande tranquillità e con grande sincerità, perché io ho grande stima di tutti i signori che sono qui, figuratevi. Con tre di questi signori sono stato insieme per tanti anni, hanno la mia grande stima, ci mancherebbe, poi ognuno fa quello che ritiene, però è un momento importante per questa città, lo dico pure ad Antonio che ha fatto anche delle riflessioni condivisibili, ma lasciamo perdere quello che è successo, guardiamo al futuro, e purtroppo in questo momento noi abbiamo una sola possibilità di approvare una delibera di questo tipo,
E tanto per essere chiaro, il sindaco, sì, me ne sono io preso la paternità, ma è stata, se Dio vuole, guardata con il microscopio elettronico da due tecnici bravi e molto molto competenti. Vabbè, sindaco, fermiamoci un'ora e vediamo, facciamo mettere i pareri agli uffici. Bene, allora, sindaco, penso che arriviamo al nocciolo della situazione. Il Vangelo stava detto. Loro volevano determinazioni, noi abbiamo voluto indirizzo politico proprio per dare un taglio di questo tipo che non prevede, non è necessario. Assessore Maiorino, allora procediamo alla votazione. Ok? C'è la mozione, volevi formalizzare quella mozione? Oltre a fare la dichiarazione di voto, devo formalizzare una mozione. Puoi valutare un attimo. Allora, procediamo alla votazione e poi valutiamo la mozione. Prima facciamo la votazione e poi la mozione del consigliere. Se fate la votazione prima, se hai accettato la mozione, si aggiunge sul testo della lettera. Perdonatemi. Se accettate la mozione la aggiungiamo. Allora. Prima la mozione è una cosa infinitesimale rispetto a questa. La mozione qual è? Andare girando. Io adesso formulo una mozione, no? Poi... Ma non lo defono, la mettiamo nella delizia, no. Io posso... Ma c'è! Accettiamo quello che dice! L'accettiamo con l'accento! Con l'accento! Sì, no, una mozione sono fuori dai termini del regolamento, pure gli altri che mi sono sulla più opera. Cioè non è una concentrata, allora non la facciamo. Passiamo allora passiamo alla votazione. Allora, per alzata di mano, chi è favorevole all'approvazione di questa delibera di indirizzo politico del presentato dal sindaco? Per alzata di mano, chi è favorevole? Voi siete astenuti o contrari? Contrari? Tutti contrari? 5 contrari. Speravo che non si confondessero con noi, proprio per dimostrare. Allora, speravamo anche noi. Il consiglio comunale si chiude qua. Alla prossima. Grazie a tutti presenti.